Buon pomeriggio e buon 25 aprile e benvenuti alla staffetta della Resistenza. Grazie per essere qui con noi a questo incontro che l'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano ha voluto promuovere per testimoniare la propria presenza in questo articolato calendario di iniziative di tipo celebrativo e culturale che si sono svolte stamane e si stanno svolgendo in tutto il paese. Per celebrare, per ricordare questa significativa data storica, parte integrante del nostro calendario civile, con il quale si vuole ricordare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la fine della Seconda Guerra Mondiale. A questo incontro partecipano anche associazioni, emittenti radio ed emittenti televisive. Sono passati 76 anni, perdonatemi, 76 anni dalla fine di questo disastroso conflitto, una guerra totale che non ha risparmiato la popolazione, i civili, ha coinvolto uomini, donne di generazioni diverse, anziani, bambine e bambini. Su questa guerra e sui suoi sviluppi, sia sul piano delle strategie militari, delle politiche di espansione del regime fascista, ma anche sulle ideologie che l'hanno legittimata, sostenuta, su quella che è stata la vita quotidiana nelle città ridotte a cumuli di macerie, nelle campagne, e sul vissuto della generazione del tempo di guerra, noi ormai abbiamo a disposizione una ampia bibliografia, un'ampia e articolata bibliografia, con la quale siamo riusciti a mettere a fuoco periodizzazioni, passaggi, anche la complessità di alcuni passaggi. Penso soprattutto all'8 settembre del 1943. Ma la Seconda Guerra Mondiale è parte integrante delle memorie di coloro che l'hanno vissuta in prima persona. E molti di questi, dotati di carta e penna, sono ricorsi alla scrittura. La scrittura che può essere a ragione considerata uno strumento capace di colmare lacune, di confortare anche i disagi causati dalla ferita profonda che la guerra rappresenta. Sono cose che non si dimenticano tanto facilmente, afferma in maniera semplice, chiara, molto efficace una diarista di Pieve Santo Stefano. Non è certo questa la sede per entrare nel merito del dibattuto rapporto tra storia e memoria, tra storie e memorie, né per ricordare la forza innovativa delle fonti autonarrative, la forza innovativa che hanno avuto nella ricerca storiografica quando usate con rigore e metodo, come del resto deve essere per ogni fonte storica. Ora, proprio tenendo conto dell'ampiezza e della ricchezza di questa produzione, sia storiografica che memorialistica sulla guerra e sulla resistenza, e nella convinzione, perdonate queste affermazioni schematiche che non possono essere altrimenti per ragioni di tempo, ecco, convinti che entrambe, la storia e le memorie, costituiscano un patrimonio da salvaguardare, diffondere, alimentare, abbiamo invitato studiose e studiosi a parlarci di opere che da prospettive diverse, la storia, la letteratura, ma anche il cinema, hanno affrontato il tema della guerra e della resistenza. Sono 23 gli interventi previsti in questo pomeriggio, svolti da docenti di università presenti in Italia, in Francia, in Spagna e nel Regno Unito. Questi studiosi hanno scelto dallo scaffale della propria libreria, direi in senso reale e metaforico, un libro che ritengono significativo e che in soli 4 minuti, lo sottolineo, solo 4 minuti, ci illustreranno.
Il nostro obiettivo è quello di offrire dei suggerimenti di lettura, di allestire una piccola vetrina di volumi che diano conto di quella che è la produzione così articolata sul tema della guerra e della resistenza. Proprio noi dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano non potevamo certo dimenticare le memorie. Così ogni commento sarà seguito dalla lettura di un brano tratto dai diari di Pieve. L'archivio custodisce ben 9.000 diari, suscettibili di incremento ogni anno ne arrivano circa 350, e di questi 9.000 diari, 474 sono sulla Grande Guerra, sulla Prima Guerra Mondiale, ben 2.900 sono incentrati sulla Seconda Guerra Mondiale. Scrivono uomini e donne, adolescenti, bambini, tutti raccontano la loro guerra. Saranno Donatella Allegro e Andrea Biagiotti a leggere i brani dei diari. Non voglio portare via altro tempo a voi, alle amiche e agli amici che condividono con noi questo incontro. Ma prima di chiudere vorrei ringraziare Cecilia Spaziani, Massimiliano Bruni e Filippo Massi per la partecipe collaborazione per la realizzazione di questo nostro incontro del 25 aprile, la staffetta della Resistenza. Alle studiose, agli studiosi, a Donatella Allegro e Andrea Biagiotti, a tutti voi che ci seguirete in collegamento, porgo i ringraziamenti dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e il mio personale per essere qui, per accompagnarci anche questa volta, per essere presenti anche in questa occasione. E ora passo volentieri la staffetta a Davide Bidussa, Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, Milano. Grazie, buon 25 aprile a tutti, grazie di avermi invitato a questa cosa che per me è anche un modo di ricordare uno dei miei maestri. Il testo che ho scelto è questo, è Una guerra civile, lo storico è Claudio Pavone, il libro esce per Bollati Boringhieri nell'autunno del 1991. Di questo libro, quando esce, una delle cose sconvolgenti era il titolo stesso del libro. Non lo posso raccontare ora, ma per tanti motivi è un titolo che sento mio. L'ho discusso con Claudio Pavone all'interno di Bollati Boringhieri, in quel tempo ero dentro la riunione per stabilire questo libro che forma avrebbe dovuto avere, ed è stata una discussione lunghissima anche sul titolo con Claudio. Il tema centrale che Claudio intendeva sottolineare in questo libro, ed è quello che vi parlerò in un minuto, in questi 4 minuti che mi sono concessi, era quello della scelta. E cioè, il tema era non solamente ricordare che la storia della resistenza, che è il tema di questo libro, era una storia di eventi, di fatti, ma era soprattutto una storia di sentimenti. Era una storia di persone al bivio per tanto tempo e tante volte. E ogni volta si trattava di scegliere. Si trattava di mettersi da qualche parte, di analizzare, come dire, le proprie convinzioni, di venire a patto con la realtà, magari invece di scontrarsi fortemente con la realtà. In ogni caso era un modo per esserci. In una delle prime pagine di questo libro, a un certo punto, Claudio, in gran parte in maniera inconsueta per uno storico del Novecento, almeno in Italia, non cita le fonti di archivi, di diari o di memorie, ma parte da un principio. Questo principio sta in una delle pagine fondamentali del Leviatano di Hobbes e dice così: le persone, a un certo punto, si trovano senza più lo Stato davanti a loro. A quel punto non hanno più un vincolo con il potere che hanno avuto davanti e devono prendersi la responsabilità di scegliere.
in quella responsabilità ci stanno tanti momenti della propria vita che passano velocemente, non è un problema di coerenza con la propria vita precedente, perché in quei momenti quello che viene ridisegnato è la gerarchia delle cose a cui tieni e non l'insieme delle convinzioni che hai la maggior parte delle persone. E cioè sono delle scelte che hanno un fondamento di razionalità, ma dove c'entra tantissimo anche l'emozionalità. Perché dico questo? Perché razionalità ed emozionalità a lungo nel racconto della storia non sono stati attori del racconto dello storico. E uno dei meriti di Claudio Pavone è stato in questo libro di aver messo i sentimenti come macchine generative delle azioni degli individui. E quindi, siccome i sentimenti sono delle macchine generative di individui, allora è importante raccontare le storie degli individui, non anonimi, ma persone che hanno un passato, che hanno sentimenti, che hanno relazioni, che hanno dubbi, che hanno passioni. In quel modo Claudio riesce a ridare a noi la sensazione di un tempo che magari può essere anche molto lontano dal nostro presente, ma i cui elementi che fanno agire sullo scenario della storia quelle persone sono un pezzo anche del nostro vissuto. Questo è un grande merito di un grande libro di storia, secondo me, e forse anche di un modo di leggerlo, un libro di storia, non solamente di scriverlo. Io penso che ho finito il mio tempo. Spero che qualcuno di voi, se non l'ha mai incontrato, incontri questo libro. Ne uscirà, secondo me, con una grandissima voglia di capire di più le persone, non solamente la storia. Buona lettura a tutti voi. Ora io passo a Andrea Biagiotti, che ha il compito di leggere dei passi dai diari. Buona lettura e buon ascolto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e buon 25 aprile. Dal diario di Saverio Tutino, fondatore dell'Archivio Ederistico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Quello che ci appare più grave è il doverci lasciare, da compagno a compagno di una lotta severa e dolce al tempo stesso. E subito ce ne mostriamo costernati addirittura. Siamo commossi. Il risultato ci pare enorme. Ci stupisce perfino. Siamo capaci di un'emozione simile al nodo alla gola dei bambini. Ogni tanto siamo cambiati in quel modo, siamo cambiati in quel mondo che ci siamo fatti da noi, senza accorgercene. Ricordo la severità di certe riunioni del comando, in una casa qualunque, per scegliere altri quadri, sviluppare quelli già esistenti, un atto creativo, specchio di una morale, la scelta, l'eliminazione successiva, le cure necessarie, tutto si svolgeva in quell'atmosfera nitida di innocenza. Chiedevamo al destino lotta e sacrificio, e chiedevamo anche l'onestà, senza paura di fingere. Da questa atmosfera si sono creati degli uomini che dicono loro stessi di sentirsi immaturi, temprati nello spirito. Ho già sentito ripetere da 3 o 4 questa frase: io mi sono fatto una coscienza. Dirlo così, semplicemente, senza tono da intervista, ma solo con l'esigenza di sincerità e di apertura che ha l'annuncio di una cosa lieta, è la prova più bella della verità, così come quel pianto. Il primo giorno di festa per noi, passando col camion attraverso il nostro paese, mentre ci buttavano fiori dalle finestre, dalla strada, e tutti gridavano, applaudivano, pieni di entusiasmo, stavo ridendo e forse gridavo anch'io, quando mi volsi e vidi Lalli e Fanfulla fermi, stretti l'uno all'altro sul sedile, che piangevano, e subito anch'io mi misi a piangere. La cosa più grave è proprio quella del doverci lasciare. Bologna, Torino, Milano ci desiderano. Siamo tutti giovani sui 20 anni, dai 19 ai 22, 23. Ci pare strano che qualcuno, forse, non ci prenda sul serio completamente. Non tutti capiscono come rende l'uomo serio e maturo il vedere altri giovani morti e straziati, il combattere contro tutte le avversità, fisicamente sì, ma sostenuti dalla ragione, il giudicare della vita o della morte di altri uomini colpevoli di delitti. Non tutti lo possono capire subito. E noi abbiamo una grande paura, quella di affogare di nuovo nelle banalità di prima,
Per questo ho detto, la cosa più grave è proprio quella del doverci lasciare. Grazie. Passo la parola e la staffetta a Natalia Canci. Prego. Grazie, buon 25 aprile. Il libro di cui vi parlo è L'Agnese va a morire di Renata Viganò. Il libro esce nel 1949 ed esce praticamente dopo 2 anni rispetto al momento in cui la scrittrice inizia a scriverlo. Esce per Einaudi ed è sicuramente il capolavoro della Viganò. È un libro che sarebbe un errore considerarlo autobiografico, anche se trae ispirazione dall'esperienza nella lotta partigiana di Renata Viganò e del marito. La stessa Renata ci dice che tutto esiste, azioni, uomini, orizzonti, paesi, colori, temperatura. Ecco, questo libro è un libro che ha un valore documentario oltre che letterario, un valore documentario, un valore storico, un valore simbolico. Ma importante è proprio quell'anno in cui esce. Siamo nel 1949, ma le donne sono fuori da quello che è, diciamo così, la letteratura e la testimonianza nella narrativa resistenziale. Ed ecco perché il libro di Renata Viganò è una pietra miliare, no? E qui sta il suo valore simbolico, proprio che consiste nel rimettere al centro le donne. Chiaramente sarebbe un discorso molto lungo e non c'è proprio il tempo di affrontarlo qui, ma di sicuro fu un merito di Renata quello di spezzare un po' quella linea che vedeva gli uomini narratori, oggi lo sentiremo, ma vedeva anche gli uomini, come dire, protagonisti di azioni militari. Ed ecco che lei introduce il personaggio di Agnese, che non è il solo personaggio protagonista di quest'opera, anche se l'Agnese, a partire dal titolo, lo lascerebbe supporre. Agnese è una e tante. È una contadina, è una popolana, semianalfabeta, è quasi una donna spersonalizzata, perché è grassa, grossa, ingombrante, ha una bocca larga. Agnese è una donna che vive in funzione del marito, che invece appartiene alla resistenza, Palita, Paolo Ottavi. E quando il marito viene deportato in Germania, morirà nel viaggio di trasferimento, ecco che gli amici di lotta di Palita vanno da Agnese e la invitano a collaborare con loro. Ma questo è solo un primo passaggio della maturazione di Agnese, che dice chissà che cosa saprò fare, e arrossisce dicendo questo, perché non è il ruolo delle donne saper fare qualcosa di diverso che non siano appunto le faccende domestiche, accudire un marito malato. Bene, Agnese pian piano entra in questa lotta e assume il volto delle tante Agnesi che in questo libro fanno capolino, che non sono soltanto popolane e contadine, ma sono donne che di varie estrazioni sociali che la scrittrice unisce in un unico insieme. E poi l'Agnese va a morire, già nel titolo c'è la fine tragica di Agnese. Agnese morirà, anche se leggendo il libro non sappiamo come morirà, ma questa sua morte assurge proprio a un valore assoluto. La morte di Agnese non è la morte, è una morte tragica, ma diventa, diciamo così, l'esaltazione dell'opera di questa donna, che nel frattempo è maturata, è diventata altro, è diventata una vivandiera, una madre, è diventata una staffetta, ecco, quindi un ruolo anche politico, anche attivo. E poi vabbè, c'è il paesaggio che sono le valli di Comacchio, sono le stesse valli in cui Renata Viganò e il marito hanno fatto la resistenza, anche se le valli non sono, si parla di valli, ma non si definisce mai il luogo, ci sono i personaggi straordinari, quello del comandante, probabilmente un omaggio che la stessa Viganò fa al marito, Antonio Meluschi. Ecco, questo è un libro veramente fondamentale, è un libro fondamentale tradotto in 14 lingue, quindi dal 49 ad oggi è appunto, ha questo valore assoluto di capolavoro. E poi diventa anche importante negli anni 70, quando la letteratura, diciamo così, delle donne e le storiche, quelle impegnate nel femminismo, cominciano a riscoprire il ruolo della donna nel periodo resistenziale, per l'appunto. Un grande regista, Giuliano Montaldo, ne fa un film. 1976 esce L'Agnese va a morire,
che però è l'anno in cui la nostra Renata morirà e non vedrà mai realizzato il film. Ma ecco, è il segno di un tempo che cambia, 1976, anni 70, e per iniziare una nuova, chiaramente una nuova era in cui anche le donne hanno un ruolo nella resistenza, ben definito. Cedo la parola a Donatella Allegro, che ci leggerà un brano. Scusa Donatella, il microfono è silenziato, se puoi attivare il microfono, grazie. Riprendiamo. Scusatemi. Dal diario di Magda Ceccarelli De Grada. 25 luglio 1943, sera. Torniamo a casa a mezzanotte parlando quietamente sul viale. Due ombre in piedi ci attendono. Hanno un aspetto agitato. Deve essere accaduto qualcosa. La radio delle 11 ha annunziato le dimissioni del cavalier Benito Mussolini e la nomina di Badoglio capo del governo. È avvenuto il colpo di Stato. Mi sento sbalordita, ma non felice come credevo. È strano come non senta in me quell'entusiasmo che credevo davanti ad una notizia così strabiliante che esaudisce i voti più ardenti. Gli altri sono eccitati, perfino offensivi nei miei riguardi. Sento una strana calma che mi permette di misurare in un lampo la situazione. La guerra continua, ha detto il proclama. Quindi per ora nessun cambiamento in questo stato d'assedio. Per cui, invece di essere arrestati dall'ovra, saremo arrestati dai carabinieri. È più decorativo. È strano come io non pensi in questo momento che alle mie contingenze. Piano piano, ammetto, il ghiaccio è rotto. La situazione si svilupperà. Sta in noi trasformarla. Piano piano mi persuado e comincio a rimpiangere appassionatamente di non essere a Milano. Ma non esulto come avrei dovuto o mi arrabbio con me stessa. La questione è che non posso soffrire Badoglio. Non mi persuade. 26 luglio. Il secondo giorno comincio a godere della notizia. Sono avvenute dimostrazioni nelle città italiane. E noi siamo qui, in questo paese indifferente e abulico. Abbiamo perduto una serata entusiasmante. Il popolo ha dimostrato al canto dell'inno di Mameli. A Firenze, a Pisa, a Bologna sono avvenute colluttazioni. Conseguente annuncio dello stato d'assedio. Alcune cose non mi vanno. Nel proclama si parla ancora dell'asse e di parola data. Ammetto che il governo ha un compito difficile e raccoglie un'eredità spaventosa. Liquidare i tedeschi sarà una cosa ardua. Ringrazio Donatella e cedo la staffetta a Fulvio Cammarano dell'Università di Bologna. Vi presento il libro di Matteo Cavalleri, La resistenza al nazifascismo, un'antropologia etica, Mimesis 2015. La particolarità del lavoro di Cavalleri consiste nell'essere uno dei pochissimi tentativi di comprensione filosofica della resistenza al nazifascismo, comprensione che, lungi dall'essere un'operazione di astrazione intellettuale, ci appare una premessa necessaria per trasformare quell'esperienza storica, in quanto tale non replicabile, in un paradigma dell'agire umano. L'oggetto del volume è l'antropologia filosofica, vale a dire l'idea di uomo che si è manifestata nella frattura dell'8 settembre 1943. Tale antropologia è stata colta attraverso un approccio filosofico a testi, a documenti di natura non filosofica, testimonianze, lettere, romanzi, film, manifesti politici, che, se correttamente interpellati, mostrano un esplicito profilo speculativo. Il volume si apre esaminando la letteratura resistenziale e la sua intrinseca dimensione morale. Il combattere e lo scrivere sono presentati come azioni mosse da una medesima pulsione di verità. Una verità che, come ricorda il Kim del Sentiero dei Nidi di Ragno, non preesiste all'evento della lotta resistenziale,
proprio come il partigiano che non preesiste all'evento, ma ne è partorito. Ciò permette a Cavalleri di fuggire l'abbaglio del superomismo. L'antropologia presentata nel volume è connessa ad una pratica e non ad un'essenza diversa di uomo, perché il partigiano non è fatto di una natura umana a priori differente da quella del fascista. La novità assoluta dell'8 settembre, ricorda Primo Levi nel sistema periodico, è la possibilità di scegliere. Il resistente sarà quindi colui che continuamente, prima in solitudine, poi nel contesto plurale della banda partigiana, sceglierà di scegliere come agire. Privi di un esempio a cui affidarsi, i partigiani, scrive Jaime Pintor, sono costretti ad essere padri dei propri padri. Ecco perché il giuramento non esiste nella logica partigiana. Costituirebbe un affidarsi a un'autorità non più riconosciuta e svuotata di ogni significato etico. È il manifestarsi a plasmare lo statuto di politicità del partigiano. Un manifestarsi caratterizzato da un'assoluta, direbbe Fenoglio, differenza con il registro antropologico dei regimi fascisti. Il partigiano continuamente avviene e viene alla presenza, scrive Andrea Zanzotto. Il fascista invece è inchiodato alla propria presenza. Con la sua uniforme esaurisce senza resti un'idea precostituita di uomo. Tale differenza minima ma assoluta è affrontata nel volume in particolar modo rispetto alla gestione della violenza. La violenza fa parte del fascista come fascinazione e mito fondatore, legittimata da un giuramento verso uno Stato che ne assume il monopolio e la responsabilità. La violenza in prima persona assunta dalla minoranza partigiana si profila invece come il necessario, spaventoso strumento di liberazione. Si tratta di una condizione paradossale che Cavalleri presenta come derivazione per contrasto. La politica partigiana, basata su un nuovo modo di agire, consisterà nel trovare le forme per non farsi inghiottire dal gorgo scuro della violenza. Se torturassimo i nostri nemici, saremmo ancora fascisti, afferma lapidariamente un dispaccio giallista dell'aprile 1945, attentamente analizzato nel volume. Nel non sempre facile liberarsi da ciò che necessariamente l'ha avviata, si fonda dunque l'origine della politica partigiana. In questo sforzo si è plasmata per l'autore la mentalità costituente che darà forma istituzionale e repubblicana a tale politica. Ora la lettura di Andrea Biagiotti. Dal diario di Luigi Pierobon. Pisa, 2 settembre 1943. Carissimi, questa volta ho parecchie cose che credo vi interesseranno da raccontarvi. Dal bollettino e dai giornali avrete saputo del bombardamento di Pisa. Vi racconterò punto per punto che cosa ho fatto e che cosa ho visto a Pisa. Lunedì 31 agosto alle ore 13:05 gli inglesi lanciarono le prime bombe. L'allarme era suonato già da più di mezz'ora. Io ero in branda dopo aver preso il rancio, stavo quasi per addormentarmi, quando ho udito un immenso boato, continuato, accompagnato dal fuoco nutrito della contraerea, specialmente tedesca. Dopo pochi minuti ho visto passare altissimi gli aeroplani nemici, a ondate successive. Ne ho contati circa 40, certamente erano molti di più. Si vedevano appena, sembravano d'argento. Poco dopo incominciarono a diffondersi le prime voci sui danni arrecati e sulle parti della città colpita. Alle 2:30 ricevemmo l'ordine di prepararci per andare in città a recare un po' di aiuto. Trovammo un tenente colonnello che ci divise in squadre e ci mandò nei punti dove urgeva soccorso. Col mio sergente ed altri 10 uomini mi sono fermato presso una casa, completamente abbattuta. Erano già stati estratti un bimbo morto ed uno ancora in vita. La madre era sotto le macerie, il padre a Livorno per lavoro. Scavammo con alacrità fra muri rotti e travi penzolanti. Ogni tanto usciva un pezzo di armadio, un vestito ed altri oggetti della casa. A voi l'immaginare in che condizioni erano. Erano oramai oggetti di nessun valore che noi portavamo in una casa vicina ancora in piedi.
Proprio a me capitò di scoprire la donna. Scavando col piccone ho colpito il braccio e l'ho scalfito un po' ruvidamente. Togliemmo tutti i blocchi di muro e in 10 minuti circa il corpo era tirato fuori. Purtroppo non era che un cadavere. La testa era fracassata proprio sulla fronte. Il sangue era uscito poco, o quel poco imbevuto di polvere. Una gamba era completamente rotta all'altezza del polpaccio e si vedeva l'osso. L'abbiamo deposta su una barella improvvisata con una porta e 2 traversi e 4 dei miei compagni la portarono nel luogo di raduno, dove già erano 2 gemelli morti, uno accanto all'altro, ed altre persone, il numero non lo so. Da là passammo in un'altra casa, era in piedi, ma ci si aspettava che cadesse da un minuto all'altro. Erano crollati i soffitti e parte delle tegole, ma i muri, sebbene screpolati, resistevano ancora. C'erano 2 sole ragazze e bisognava aiutarle a portar fuori quel po' di roba salvabile. Tutto riuscì bene e nella casa non rimasero che i mobili mezzi rotti e i letti. Con altri 2 poi ho fatto un giretto per la città, specialmente attorno alla stazione. Quel che ho visto è indescrivibile. Ad ogni 100 metri macerie e case distrutte. Passo la staffetta a Mercedes Arriaga Flores dell'Università di Siviglia. Vi presento il libro di Elena Bono, Cerrar los ojos y mirar. Elena Bono è una delle voci più autorevoli sulla resistenza, sulla quale si è scritto molto in prosa, ma pochi sono i canzonieri dedicati ad essa e meno ancora le autrici che di essa poetarono. Elena Bono, che fu lei stessa staffetta partigiana, sceglie con cura in questo volume le parole per dire la voce delle montagne. Il grido della libertà e soprattutto i protagonisti e le protagoniste della lotta partigiana. Ricostruisce nei suoi versi una mappa dell'oblio e il monumento vivo della memoria perché possa arrivare fino a noi lungo il fiume del tempo. Le sue donne e i suoi uomini protagonisti smentiscono per completo la retorica del trionfo per essere degli eroi e delle eroine anonime alle volte. Altri con nomi e cognomi, alcuni amici e compagni, altri sconosciuti, sempre sconfitti dal nemico, ammazzati senza pietà, ma per continuare a vivere in quel tempo che, come dice la poetessa, è fermato per sempre, il tempo in cui tutto accade. Il loro gesto, che l'autrice descrive come troppo bello, ubbidire ad una legge che non fu mai scritta, di morire secondo il proprio cuore, segna anche il nostro tempo in cui i partigiani risorgono, poiché a quelli che diedero la vita non basterà la morte per domarli, dice Elena Bono, che si fece anche promotrice dell'iniziativa di dare nome di partigiani a strade e giardini. Corso Castaldi, Largo Cesare Crosa, Via Buranello, Giardini Talassano. Così, in queste pagine, si ribadisce che i partigiani non sono un capitolo chiuso della storia d'Italia, ma sono i protagonisti della vita delle nostre città da adesso, della vita quotidiana di tutti i giorni, poiché il loro spirito continua ad accompagnarci e ad essere presente nei luoghi in cui adesso godiamo di quella libertà che portò loro a combattere per tutti, anche per i nemici, e a perdere tutto. Quella libertà che era la loro attesa, il destino migliore del mondo. Quella libertà che loro ci consegnarono anche se non l'avevano conosciuta. Scrive Elena Bono, morirono per la libertà essi a cui i padri non avevano insegnato a vivere liberi. Questo volume in versione bilingue italo-spagnola è stato tradotto in collaborazione con Daniele Cerrato, il cui nonno Guido Cerrato fu partigiano in Liguria, lasciando idealmente a lui la staffetta di mantenere viva la sua voce e quella dei suoi compagni anche in spagnolo. Cedo la parola a Donatella Allegro.
dalle poesie di Elena Bono, I canti della montagna. Soltanto chi ogni giorno va a morire può cantare così. Era come se cantassero i torrenti, le grandi erbe selvagge, le montagne. Il vostro cuore conteneva tutto entro di sé. Erbe, acque, montagne, cuore umano, più grande della morte. Passo la staffetta a Stefano Pivato dell'Università di Urbino. Io non parlerò di un libro, ma di un testo molto, ma molto più breve, cioè della lettera che Antonio Gramsci scrive al carcere al figlio Delio nel 1937. Perché la scelta di questa lettera, molto breve, perché spiega molto bene il significato della storia. Se pensiamo che nel giugno del 1940, di fronte ai carri armati che hanno invaso, che stanno invadendo Parigi, Marc Bloch, uno dei massimi storici del Novecento, si sente rivolgere dal figlioletto, una domanda disarmante: papà, spiegami a che serve la storia. La domanda è rivolta a capire perché dopo secoli le nazioni si muovevano guerra fra di loro, a capire perché decenni dopo la Germania invadeva di nuovo, come aveva fatto nel 1871, nel gennaio del 1871, Parigi. La risposta di Bloch non è per nulla semplice, si svolge in parecchie pagine. Comunque, significate questo: la storia come strumento di conoscenza e ammonimento per non ripetere più gli errori del passato. Questa è la risposta di Bloch. Rammentare a cosa serve la storia il giorno della liberazione serve innanzitutto a capire che essa sta in rima con democrazia, col sostantivo democrazia. Perché? Perché sono i regimi autoritari che rimuovono il passato, che non fanno i conti con il passato, come Erdogan, il genocidio degli armeni, come il fascismo negli anni 30, Etiopia, Libia e più tardi appunto nei Balcani, o come per anni ha fatto l'Unione Sovietica nei confronti dei gulag, delle purghe staliniane. Capire il passato, anche quello sgradevole, serve a una comunità per stabilire le regole della convivenza civile. Se noi andiamo a rileggere oltre 70 anni di storiografia della resistenza, ci rendiamo conto di come la storia della lotta partigiana sia sempre stata coniugata ai momenti più alti del cammino della democrazia, venuto fuori anche dalle interpretazioni della letteratura e dalle letture che abbiamo fatto fino a poco tempo fa. Pensate che la prima ondata di studi negli anni 50 affronta questioni fondamentali come quella dell'equivalenza fra resistenza e risorgimento, il secondo risorgimento. Il 68 apre una stagione di studi caratterizzata dall'esigenza di circostanziare il carattere dal basso, come si diceva allora, del movimento partigiano. Più avanti è il tema della guerra civile, l'ha ricordato Bidusa, sottratto agli usi pretestuosi della propaganda fascista, a mettere in luce i rapporti fra le parti opposte. Al di là di ogni interpretazione, la resistenza ha visto una moltitudine di simboli che, sia pure portatori di valori diversi, si sono uniti nell'intento di salvare la nazione occupata dallo straniero e privata della libertà. Ebbene, fuori da ogni spiegazione accademica di carattere storiografico, Gramsci nel 1937 scrive una lettera al figlio Delio, che è adolescente, poco più che bambino, e spiega il valore della storia proprio con queste caratteristiche.
La lettera è stata letta, da, interpretata da attori, recitata in teatro, tradotta e confluita in antologie per ragazzi, assieme magari a Gianni Rodari. Gramsci, in pochissime righe, sono una decina di righe la lettera, non di più, in pochissime parole esprime, spiega la capacità e spiega il significato della storia appunto a un bambino decenne, spieghi i valori fondamentali della storia. Io penso, scrive Gramsci, che la storia ti piace, come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini possibile, tutti gli uomini del mondo, in quanto si uniscono fra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi. Appunto, gli uomini, tutti gli uomini, scrive Gramsci, che si uniscono e lavorano e lottano a migliorare se stessi. È la lezione della storia, è la lezione della resistenza. Buon 25 aprile a tutti. Dal diario di Rocco Vitucci. 10 settembre 1943. Caprio, filattiera Massa Carrara. Ormai è giorno. Vedo due persone che lavorano in un campo. Mi avvicino e cerco di attingere notizie. Mi dicono che all'aeroporto di Luni sono arrivati degli aerei tedeschi e alla stazione di Carrara a Venza, su un treno merci, i tedeschi fanno salire degli alpini e marinai. A questi signori chiedo se mi possono procurare un vecchio paio di pantaloni e una camicia. In cambio lascio la mia divisa bianca, che darebbe agli occhi ai tedeschi in caso di incontro. La lascio ugualmente a malincuore, augurandomi di poterla presto indossare. Ringrazio i due signori e mi avvicino alla colonia Italo Balbo. Voglio vedere cosa succede. Vedo pure il capo Cordera, sembra in compagnia di due tedeschi. Ormai lui è un collaboratore dei tedeschi, mentre io sono un traditore. Avevo in colonia qualche oggetto personale da recuperare, ma rinuncio. Torno sui miei passi e mi dirigo verso Sarzana. Mi munisco di un sacco che riempio di fieno, me lo carico sulle spalle e lo porto fino alla stazione ferroviaria di Sarzana, dove è fermo un treno stracarico di militari di tutte le armi. Domando al macchinista dov'è diretto il treno, mi risponde scuotendo la testa: siamo diretti a Parma, ma non sappiamo se a Santo Stefano ci faranno proseguire per Aulla. Cosa faccio? Salgo su un vagone merci e chiedo aiuti? Sul treno vengo a sapere che la colonia Vercelli è stata dichiarata campo di concentramento e il reticolato è stato rinforzato con filo spinato. Fortuna che sono riuscito ad evadere in tempo da questo campo. Ho fame, tanta fame. Un distinto signore, anche lui vestito con abiti non suoi, si capisce, morde un pezzo di pane. Io lo guardo e lui intuisce. Me ne offre un pezzo che accetto e che divoro in un baleno. Questo signore capisce che sono un militare, mi stende la mano e si presenta. Pronuncia un nome che non afferro, ma capisco bene: capitano degli alpini. Quel traditore di Badoglio ci ha abbandonati. Con i miei uomini avrei potuto distruggere quei quattro tedeschi a Carrara, invece ho dovuto cedere le armi e ridurmi in questo stato. E quasi piange. Il treno è già in viaggio, si ferma da Ulla. Il capitano scende, una stretta di mano, un augurio, si riparte, il treno si ferma solo a Pontremoli, qui scendo, a piedi raggiungo Scorcetoli. Ho camminato nel buio per 4 chilometri abbondanti. Arrivo a Caprio, che è notte alta. I miei sono a letto. Mia moglie si alza e dopo un abbraccio mi faccio cuocere 2 uova, unico alimento disponibile. Ho fame e non c'è pane, ma un po' di polenta. Com'è buona. È sfinito. Vado a letto. A Biagiotti, la staffetta Milena Santerini dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il libro di cui vi parlo è di Robert Gordon, Scolpitelo nei cuori. L'Olocausto nella cultura italiana 1944-2010. Il ricordo della Shoah negli anni immediatamente dopo la guerra è fatto di testimonianze, di documenti, ma anche di interpretazioni.
ci sono i luoghi, ci sono i monumenti, ci sono i film, ci sono le espressioni artistiche. C'è insomma una storia culturale dell'Olocausto che Robert Gordon ha ricostruito, ed è curioso che sia un inglese a restituirci in modo così ampio e così complesso il quadro della memoria italiana del dopoguerra. La memoria e la storia si intrecciano in modo indissolubile, ma c'è anche la cultura come forma di produzione collettiva che incide col suo immaginario e con le sue con la sua forza espressiva. Per quanto riguarda l'Italia, Gordon ci dice appunto che la conoscenza dell'Olocausto è stata prodotta da un mormorio diffuso di attività culturali molto varie e non coordinate tra loro. Ci sono i primi attori della memoria, le associazioni dei resistenti, i gruppi, gli istituti della resistenza, le associazioni ebraiche, c'è l'ambiente accademico, ma altrettanto importanti appunto i libri, i romanzi, i film, gli spettacoli, il teatro, l'arte, la musica. Inizia la ricerca poetica sul lutto della Shoah, con i grandi libri di Primo Levi, di Giorgio Bassani, il film Capò di Gillo Pontecorvo, L'oro di Roma di Lezzani. Roma, con 16 ottobre 1943 di De Benedetti, diventa il fondale di scena in cui si incrociano l'Italia come nazione, il fascismo e i suoi simboli, la resistenza, appunto, la Chiesa. L'Olocausto nei primi anni è come sospeso tra oblio, rimozione e riscoperta. La specificità del carattere ebraico del genocidio emerge a fatica, in una travagliata concorrenza tra le vittime della Shoah, i deportati politici, i resistenti. Tutti alla ricerca e tutti degni del bene prezioso del riconoscimento. Ci sono nell'Italia che ripensa e ricrea la memoria dell'Olocausto anche i grandi dibattiti, il processo Eichmann, l'idea di zona grigia, il mito dei bravi italiani. Negli anni Sessanta invece l'Olocausto diventerà una metafora del potere, dell'ideologia e della violenza. Sono gli anni dei film di Pasolini come Salò, La caduta degli dèi di Visconti, Il portiere di notte di Liliana Cavani. Con la canzone Auschwitz, canzone del bambino nel vento, Francesco Guccini influenza una generazione intera. Auschwitz diventa una potente metafora, ma l'analogia è anche un'arma a doppio taglio e porta con sé una propensione a distorcere il soggetto. È l'inizio di quella banalizzazione e distorsione che vediamo oggi ancora in tante forme. Dal 1997 il dibattito sulla Shoah conquista un posto centrale nel panorama culturale italiano, un punto di riferimento saldo accanto a quello della resistenza. Con l'istituzione della giornata della memoria del 2000, il film di Benigni La vita è bella, una grande diffusione di produzione culturale. Il libro di Gordon non relativizza né la memoria né la storia, ma colloca accanto ad esse la cultura come mezzo per condividere conoscenze che diventano parte di un discorso collettivo. È una cultura molto più ricca e complessa di quella che i cosiddetti guardiani della memoria vorrebbero conservare. Ora la parola per la lettura a Donatella Allegro. Dal diario di Dora Klein. Al termine del percorso da Fossoli verso l'ignoto, durato circa 5 interminabili giorni, ecco con un improvviso scossone, il convoglio si ferma. Qualcuno dunque spranga dal di fuori il vagone e noi, tra spinte, menardi bastoni e urla «Schnell! Schnell!», saltiamo a terra. Ci troviamo ancora in qualche ignoto luogo del nostro continente o è solo un incubo lunare? Invece tutto è reale, concreto e quanto coerente nella sua demenzialità. Per me personalmente trattavasi, ironia della sorte, del ritorno in patria, non proprio esaltante date le conseguenze. Secondo l'uso vigente in tutti i lager nazisti, dopo la separazione degli uomini, ci siamo trovate in fila per cinque, sempre e in tutte le future circostanze, in fila per cinque. Quindi conoscemmo quel dottor Mengele, il famigerato sadico per antonomasia. Egli eseguì la prima cernita tra noi,
e a seconda dell'età, dell'aspetto complessivo, di essere o meno accompagnate dai figli, una parte delle donne poté proseguire la marcia verso l'interno del campo. Le altre, la maggioranza, su un apposito furgone, affrontarono subito il loro destino di morte. Noi ovviamente non sospettavamo neppure che l'uomo stava eseguendo la più esecrabile e malvagia delle azioni, la selezione tra la vita e la morte di esseri umani. Improvvisamente, in mezzo ad un silenzio angoscioso, si udì una sua domanda. «Ci sono dottoresse tra voi?» Mi ci volle una buona dose di coraggio per uscire dalle file e portarmi davanti a lui. Mengele mi degnò di un'occhiata carica di disprezzo e malevolenza. Mi rivedo ancora come devo essergli sembrata in quel momento. Piccola di statura, terrorizzata dall'impatto con la realtà che mi circondava, alquanto sporca dopo i giorni passati nel chiuso del vagone merce. Ad ogni modo Mengele non batté ciglio, ma dal seguito degli accadimenti posso dedurre che egli prese atto della mia affermazione. Fu messa in disparte e aggregata alle altre solo a selezione avvenuta. Le nostre valigie rimanevano ancora lì, bene in vista, ove le avevamo depositate. Era concesso di tirar fuori solo ciò che poteva essere contenuto in un pugno. E il mio è oltretutto molto piccolo. Poteva trattarsi di un pettinino, un fazzoletto o piccoli oggetti del genere. Io ne approfittai per tirar fuori dalla valigia, senza un attimo di esitazione, la copia della laurea in medicina e, piegandola più e più volte, la tenni con me in tutte le circostanze future, iniziando subito a proteggerla sotto le docce. Intuito o premonizione? Sta di fatto che tale gesto doveva dimostrarsi determinante durante la mia deportazione, almeno per i mesi trascorsi ad Auschwitz. Passo la parola a Fabio Caffarena dell'Università di Genova. Pubblicato nel 2004, è in corso di ripubblicazione con la nuova prefazione di Santopeli. Il libro inizia nel 1985 con il ritrovamento nelle campagne genovesi di un mitragliatore tedesco, un MG-42, chiamato la Sega di Hitler, che era noto per la potenza di fuoco per il suo rumore inconfondibile. Questa scoperta rappresenta l'incipit per raccontare la storia di una piccola ma agguerritissima formazione partigiana, la Brigata Balilla, che tra il 44 e il 45 aveva operato nel circondario di Genova. Callegari è sul posto insieme all'amico Gino e si sporge sul terreno sprofondato per guardare meglio ciò che la terra aveva appena restituito. Il mitragliatore era stato messo lì 40 anni prima e come sega poi aveva funzionato davvero nel dopoguerra per appunto tagliare gli alberi. Gino è uno dei protagonisti chiave del libro e conosceva bene le storie che quell'arma appena scoperta aveva fatto riemergere dalla voragine. Era stato testimone della resistenza, conosceva i membri della Brigata Balilla, era stato un osservatore degli eventi ma a suo modo possiamo dire anche un protagonista. Era stato disertore nell'agosto del 43, era tornato a casa e non era andato a combattere sui monti, scelta che invece aveva fatto ad esempio il cugino Luciano, renitente alla chiamata di Salò nel 44, e la stessa scelta era stata fatta da un altro protagonista del libro, da Ezio, un altro disertore renitente, che appunto a combattere con i partigiani erano andati davvero. Ma soprattutto Gino è il vicino di casa di Calegari, si erano conosciuti anni prima, nel 68, e questa dimensione non è marginale, non è un dettaglio trascurabile del testo, perché il lavoro di Calegari è costruito non tanto o non solo intorno al rapporto che si stabilisce fra un ricercatore e i suoi testimoni, ma è frutto di un percorso di vita condiviso, fatto di pratiche di vicinato, di momenti conviviali, di confronti sui temi politici e anche su di inevitabili lutti. Gibelli ha definito questo lavoro un lavoro di corpo a corpo con il testimone, mi sembra una definizione azzeccata. Se il tema centrale del libro è la storia della Brigata Balilla, l'impressione arrivata all'ultima pagina è però quella di aver partecipato ad una lunga riflessione antiaccademica sui meccanismi che influenzano la memoria. Callegari sa restituire il senso profondo del nostro lavoro, del lavoro dello storico, in un racconto che è anche un'indagine sui dubbi, le inquietudini che attraversarono giovani di diversissime provenienze ed estrazioni sociali,
mosse, come sappiamo tutti, dalle più svariate motivazioni, e talvolta anche per nulla ideologiche. Ognuno, possiamo dire, con la sua storia e ognuno con la sua scelta. Ecco, dal loro racconto emerge la complessità di quella decisione, dove componenti di rifiuto al fascismo oppure di entusiasmo per l'avventura convivono e si compenetrano, ma non indeboliscono, a ben vedere, il valore di quella scelta, della scelta giusta. Calegari ricorda proprio come la dimensione del racconto sia stata quella più trascurata dagli storici della Resistenza. È stato così necessario affidarsi alla letteratura per avere una visione antieroica della Resistenza, non legata ad un canone prestabilito. Penso ad esempio ai Sentieri dei Nidi di Ragno, pubblicato nel 1947. Recentemente, in un'intervista, Calegari ha tenuto a precisare che lui non scrive romanzi, ma è un raccoglitore di storie. Beh, io penso che con la sega di Hitler, Calegari, lo storico Calegari, è diventato però anche uno scrittore, restituendo in un racconto composto da tante tessere di vissuti la complessità dell'esperienza e della memoria resistenziale. Ora cedo la parola ad Andrea Biagiotti per la lettura di alcuni passi del diario di Guidotti. Dall'altro lato della piazza, verso il mare, anch'esso affollato di gente, c'erano quattro autocarri, vecchie carcasse, gremiti di partigiani, in divise folcloristiche e multicolori, mentre una squadra un po' meglio equipaggiata, a un ordine del loro tenente, ci ha presentato le armi. Nel più profondo silenzio abbiamo risposto al saluto e poi, a un ordine del comandante, abbiamo lasciato cadere le armi ai nostri piedi. Gli ufficiali potevano tenere la pistola. Zaino in spalla, ci siamo messi in marcia verso il piazzale Principe. Fu come il segnale. Mentre i più vicini si tuffavano a pesce sulle armi da noi cedute, ora che eravamo disarmati, un vero uragano di insulti, minacce, vituperi si è abbattuto su di noi. Non vi è epiteto turpe di quella lingua triviale che è il genovese che non ci abbiano dato. Non c'è atto vergognoso che ci abbiano risparmiato. Di qui è iniziato il nostro calvario. Difesi, figuriamoci come, dalla nostra scorta partigiana, fra la folla inferocita che ci dava addosso da ogni lato, siamo giunti ai piedi della scalinata che conduce a Principe. Qui l'esaltazione popolare, e non tanto popolare, perché vi erano in mezzo persone distinte e numerosissime le signore, ha aggiunto il parossismo. Dopo due o tre ondeggiamenti, la folla scatenata ha rotto i cordoni, come un allucinato, e con gli stessi sentimenti di una belva presa in trappola, mi sono fermato a guardare il cerchio che si stringeva su di noi. Quando raffiche di Sten sono partite alle nostre spalle, l'odio contro i tedeschi era nulla in confronto a quello contro di noi. Venduti! Venduti. E quello che faceva più male era il vedere l'ostinazione con cui ci davano addosso quelle stesse persone che fino al giorno prima ci sorridevano incontrandoci su un tram o in un cinematografo e si affrettavano ad attaccar discorso per chiedere un pacchetto di sigarette. Ogni onesto borghese, non fosse altro che per convenienza, si è fatto dovere di uscire con un fazzolettino o un elegante nastrino rosso all'occhiello, rarissime le coccarde tricolori, e ci ha maledetti e ingiuriati mostrandoci a dito la sua figliolanza. Dinanzi a una simile manifestazione d'odio c'è da domandarsi se non fossimo noi realmente dalla parte del torto, se non facessimo la rovina dell'Italia senza volerlo, se siamo noi venduti. Questa parola mi colpisce come uno schiaffo. Se siamo noi venduti e loro i puri, i giusti, ho la coscienza serena di aver compiuto il mio dovere e se occorresse sarei pronto a ripeterlo. Passo ora alla staffetta a Maria Pia De Paulis dell'Università Sorbonne Nouvelle di Parigi. Le rondine di Monte Cassino, che presento in questa staffetta, è il romanzo di una delle voci più importanti della letteratura italiana di questi anni. Elena Janecek, appartenente alla comunità ebraica polacca, nasce in Germania nel 1964 da genitori sopravvissuti alla deportazione e allo sterminio, in particolare la madre sopravvissuta ad Auschwitz. Molto vicina all'Italia già dall'infanzia, Elena Janecek si trasferisce in Italia nel 1983 e qui comincia a scrivere le sue opere in italiano.
In particolare ricordo Lezioni di tenebra, pubblicato nel 1997, e Le rondini di Montecassino nel 2010. La memoria del passato familiare e comunitario, il trauma concentrazionario vissuto dalla madre e trasferito a lei, come in una sorta di post-memoria inconscia, e più in generale la memoria della Seconda Guerra Mondiale, è vivissima, in particolare nelle rondini di Montecassino. Come lo lascia intuire il titolo evocativo, si tratta di un romanzo storico, o neostorico, come si dice oggi, dal respiro epico, che fa rivivere al lettore la terribile battaglia di Montecassino nel febbraio-maggio 1944, quando i tedeschi, sospinti verso il nord dall'avanzata degli alleati, si scontrano con questi nella culla della Regola Benedettina. Elena Janecek, in un affresco corale di numerosi personaggi, ci fa vivere tale battaglia dal punto di vista di soldati dimenticati dalla storia ufficiale, eppure eroi caduti per data il 25 aprile 1945. Questi eroi dimenticati sono i soldati del battaglione Maori della Nuova Zelanda, sono i soldati americani sacrificati sull'altare della guerra e sono i soldati ebrei polacchi dell'armata del generale Władysław Anders. Tutti sono venuti a combattere nella battaglia di Montecassino, quell'imbuto, quel gorgo, dice Elena Janecek, dal quale tutti veniamo e che tutti dovremmo ricordare quale luogo in cui si è giocata la nostra libertà. Si tratta di un romanzo nel quale Elena Janecek si mette in scena in quanto narratrice e personaggio, vicina per comunità, ma soprattutto per imperativo di conoscenze e di memoria a quei soldati, ebrei in particolare, vicino alla sua famiglia di origine, deportati dapprima nel gulag sovietico e poi liberati. Allora, ricorrendo all'invenzione letteraria, alla menzogna letteraria, come dice lei, Elena Janecek ricostruisce il viaggio biblico degli ebrei polacchi dalla Siberia verso la Palestina, mentre gli uomini raccolti dal generale Anders continuano la loro odissea fino a Montecassino per liberare l'Italia. È un romanzo straordinario che al lettore di oggi fa capire la storia, perché ricostruita con precisione, ma nello stesso tempo fa vivere pagine di grande letteratura. E in questa letteratura la storia familiare si intreccia con la storia collettiva. Elena Janecek ci fa leggere pagine intense della battaglia, della deportazione, della memoria della Seconda Guerra Mondiale, affidata anche a due giovani di seconda generazione che si trovano a Montecassino nel 2004 in occasione delle celebrazioni dei 60 anni della battaglia. Mi sembra che anche Elena crei con la sua letteratura e con questo romanzo in particolare una staffetta intergenerazionale della conoscenza e della memoria. L'attualità del romanzo è un elemento della narrazione, in quanto l'autrice esibisce il tempo della scrittura. Siamo nel 2009. Così il tempo della battaglia di Montecassino, 1944, e il nostro tempo presente interagiscono fino a rinnovare nel lettore l'impegno dei nostri padri nella loro battaglia per la libertà. Ed ora la parola a Donatella Allegro, che legge un passo da Elda Verna. Il primo novembre i tedeschi diedero ordine che si doveva sgombrare Ortona e dintorni. Ortona aveva fino a giorno 6 di tempo, le campagne fino a giorno 8. Il 7 novembre passarono 4 aeroplani. Buttarono parecchi spezzoni sulla stazione e sulla ferrovia. Noi siamo scappati sotto i pergolati e con gli apparecchi che mitragliavano sopra di noi facciamo appena in tempo a ripararci dietro un pagliaio. La sera tardi stavamo mangiando quando l'apparecchio gettò giù prima un razzo e poi due spezzoni per colpire una casa in campagna perché trapelava la luce dalla porta. Noi scappiamo un'altra volta. Giorno 8 ce ne siamo andati a Savini, che restava 2 chilometri lontano dal mare. Lassù non abbiamo potuto riposare lo stesso, sempre con la paura degli aeroplani che bombardavano e mitragliavano continuamente di giorno, mentre la notte c'era il ricognitore con i mitragliamenti sulla strada e bastava una piccola luce che uscisse da qualche casa.
Il 6 dicembre siamo ritornati a casa e siccome per la strada non facevano passare, siamo passati per le campagne. Lo stesso giorno abbiamo ricominciato a scavare la grotta. Giorno 11 ricominciavano ad arrivare le cannonate. Il 3 dicembre è stato il primo giorno che abbiamo trascorso nella grotta. La grotta l'avevamo mascherata così bene che era completamente invisibile dalla strada. La mattina, ben presto, scendevamo giù a casa per cucinare e la sera dovevamo risalire alla grotta. Il fronte si era avvicinato e si sentivano forti i combattimenti. Gli inglesi tiravano ogni giorno sulla piana di Rutini per colpire le batterie. Quando spostavano i tiri, le granate, parecchie arrivavano al foro e parecchie scoppiavano vicine alla nostra casa. Passo la staffetta ad Agostino Giovagnoli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Il titolo del libro di Manuela Consonni, L'eclisse dell'antifascismo, pubblicato dalla Terza nel 2015, preannuncia il titolo, già la tesi contenuta al suo interno. L'antifascismo è tramontato tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. Non è lei l'unica autrice a sostenerlo. L'iniziativa a cui stiamo partecipando mostra che in realtà l'antifascismo non è completamente scomparso. Ma qual è oggi la forza di questa memoria? Con l'eclissi dell'antifascismo, di cui parla Manuela Consonni, è venuto meno una chiave di lettura politico-culturale decisiva per giudicare e affrontare la realtà in cui viviamo. La storia dell'antifascismo, dopo il 25 aprile 1945, raccontata da questo volume, è stata certamente molto tormentata e contraddittoria. In nome della guerra fredda, l'antifascismo è stato tacitato e rimosso. A partire dagli anni 60 molte cose sono indubbiamente cambiate, ma per molti anni la memoria della Shoah è stata oscurata. Però, nel complesso, l'antifascismo è stato a lungo un riferimento importante, direi anzitutto sotto il profilo etico, in cui si sono riconosciuti italiani di tendenze culturali e politiche diverse, ma da tempo non è più così. Oggi in edicola si trova il libro di Francesco Filippi, Ma perché siamo ancora fascisti?, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2020, ma ora riedito. Questi due libri hanno in comune un problema. Perché non abbiamo fatto i conti con il fascismo? In realtà il libro di Filippi si conclude riconoscendo che in queste pagine c'è un grande assente, si tratta del fascismo post-mussoliniano o del cosiddetto neofascismo. Però questa è un'assenza che pesa. Se non si riconosce che il fascismo è un problema non solo del passato ma anche del presente, è abbastanza inutile ricordare il carattere minoritario della resistenza, il peso della guerra fredda, l'influenza della storiografia revisionista, anche i limiti dello stesso paradigma antifascista e i tanti altri problemi che in passato hanno contribuito a non farci fare i conti con il fascismo, come ben spiega Manuela Consonni. Perché in realtà oggi è in atto una rimozione di cui anche noi storici siamo un po' responsabili. Per esempio, quando affermiamo che il fascismo è stato un fenomeno unico e irripetibile, c'è del vero in questa affermazione dal punto di vista strettamente storico, ma le conseguenze possono essere pericolose. Perché vorrà pur dire qualcosa se c'è qualcuno oggi che si richiama al fascismo di ieri, che usa le stesse parole, che ricorre allo stesso tipo di violenza. Vorrà pur dire qualcosa se Brandon Tarrant, che nel 2019 ha ucciso 51 immigrati musulmani in Nuova Zelanda, si è preparato, per così dire, al suo atto terroristico visitando per molti mesi le memorie del nazismo e del fascismo in Europa. Umberto Eco, lo sappiamo, ha parlato di fascismo eterno ed è stato molto criticato per questo, ma queste critiche somigliano a una censura e a una rimozione. Anche oggi scorrono sotto i nostri occhi
episodi in cui prevalgono la legge del più forte, il machismo, il razzismo, l'antisemitismo, il suprematismo bianco. Vediamo anche oggi pestaggi a morte di giovani ragazzi nei dintorni di Roma, giustificazioni facili della violenza contro le donne, discriminazioni omosessuali. Vediamo la fiamma tricolore degli arditi che continua a campeggiare nel simbolo di un importante partito politico. E soprattutto ci sono migliaia di rifugiati e migranti che muoiono nel Mediterraneo per l'indifferenza generale o per odio verso gli stranieri, mentre governi e magistrati mettono sotto accusa le ONG. Tutte queste cose sono sotto i nostri occhi, ma noi le chiamiamo con nomi diversi e non riconosciamo il legame che le unisce. Non riconosciamo cioè la corrente sotterranea che in Italia e altrove continua a scorrere ancora oggi. Do ora la parola ad Andrea Biagiotti. Dal diario di Pietro Terracina. Il 16 ottobre 1943 le SS circondarono il ghetto di Roma. Entrarono in tutte le case del quartiere, spesso sfondando le porte. Portarono via tutti, sani, malati, vecchi vicino al traguardo della vita, neonati. Poi i veicoli della razzia si spostarono in altri quartieri della città. Avevano precisi elenchi alla mano e arrestarono tutti quelli che trovarono. Non arrestarono Lucia Tabet, che aveva 92 anni e alla vista delle SS morì d'infarto. Gli ebrei arrestati nella razzia del 16 ottobre 1943 furono 1015. Due morirono durante l'arresto. Uno nacque al collegio militare, dove Marcella Perugia diede alla luce a un bambino. Alcuni arrestati non risultarono essere di razza ebraica e furono rilasciati. Altri ebrei furono arrestati nei giorni successivi al 16 ottobre, pertanto il totale degli ebrei romani deportati il giorno 18 ottobre fu di 1020. Stipati dentro carri bestiame, partirono dalla stazione Tiburtina di Roma per ignota destinazione. Arrivarono ad Auschwitz-Birkenau il 23 ottobre ed iniziò subito il massacro. Superarono la selezione dell'arrivo 149 uomini e 47 donne, quindi uno scarso 20%. Tutti gli altri, compreso il bambino senza nome nato al collegio militare e la sua mamma, furono assassinati per gas e divorati dalle fiamme dei forni crematori il giorno stesso dell'arrivo, alla fine della guerra. Dei deportati del 16 ottobre 1943 fecero ritorno a Roma 15 uomini e una sola donna. Il 16 ottobre la mia famiglia riuscì a scampare alla cattura. Qualcuno ci aveva telefonato per informarci di quello che stava accadendo. Io ero in coda dal tabaccaio perché era stata annunciata la distribuzione delle sigarette. Papà mi aveva chiesto di andare a mettermi in coda in attesa che iniziasse la vendita. Poi vengo io e ti do il cambio. Pioveva quel giorno e avevo l'ombrello aperto quando vidi arrivare papà. Prima del previsto, camminava a passo svelto e appena mi fu vicino disse «Vieni, vieni, vieni via!». Non capivo perché dovessi lasciare il posto nella fila, ma obbedii. E mentre ci incamminavamo verso casa mi disse che le SS stavano arrestando tutti gli ebrei. Avevano portato via zia Eleonora, una sua cugina che abitava in piazza San Cosimato, non molto lontano da noi. Sotto casa trovammo il resto della famiglia. Pioveva e non sapevamo dove andare. Ci dirigemmo verso Villa Sciarra, una villa comunale poco distante, e riparammo dalla pioggia sotto un gazebo. Nessuno di noi parlava. Non sapevamo cosa fare, dove andare. Poi mio padre e i miei fratelli si misero alla ricerca di un rifugio. Invano. Era difficile trovare un rifugio per 8 persone. Passo la staffetta a Laura Branciforte, Universidad Carlos III di Madrid. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Il libro al quale con un grande immenso piacere farò riferimento oggi è quello di Tommaso Baris, intitolato Tra due fuochi, esperienza e memoria della guerra lungo la linea Gustav. Un libro pubblicato dalla la Terza nel 2003 e che è arrivato già alla sua quarta edizione per il grande interesse che ha dimostrato nel pubblico degli storici e non solo.
Si tratta di un libro importante, un libro che ho considerato appropriato per parlare delle ferite della Seconda Guerra Mondiale, delle ferite indelebili. E comincerò con una citazione del libro, una citazione che credo che ci colloca direttamente al centro dell'indagine del volume. C'era brutto, c'erano i morti e i tedeschi, e sparavano, gli americani sparavano, e si incrociavano le cose, ricorda un'intervistata. È questa una delle tante testimonianze a cui l'autore ha dato voce per creare un libro che è un libro corale, in cui la voce della resistenza, della popolazione civile, si fa sentire con forza. Lo storico riflette sulla resistenza, ma soprattutto riflette su come la storiografia debba dar importanza alle molteplici e diverse esperienze delle resistenze praticate dalla popolazione civile. La popolazione del Lazio meridionale, le Frusinate, è al centro della ricostruzione storica di Baris. Si tratta di una popolazione che subisce, come lo stesso autore dice, un inatteso stupro di massa al momento della liberazione. Al centro dell'indagine si trova la percezione del conflitto, incredibilmente rimossa da parte degli abitanti per la violenza e la crudeltà dei fatti. Ed ecco che l'autore fa riemergere questa memoria. In questo libro, Baris ci offre un'analisi critica di una memoria che, come rileva Giovanni Sabatucci nella prefazione al libro, sfugge a un significato implicitamente positivo, quasi sacrale, della memoria collettiva. Ed ecco che ci offre la guerra raccontata da uomini, la guerra raccontata da bambini e donne. Queste ultime trascinate nel vortice delle violenze, delle rapine e degli stupri, nella consueta doppia violenza sofferta dalle donne, semplicemente perché donne e perché in guerra. Una violenza che non appartiene a un gruppo in particolare, perpetrata tanto dagli eserciti tedeschi come dai soldati coloniali francesi, come dimenticare il dramma delle marocchinate, e che soffre gli ininterrotti bombardamenti anglo-americani. È la storia della parallela guerra ai civili e della sospensione dei valori morali in guerra. Nel libro, alla voce delle vittime, alle sue fonti orali, così rigorose, così soggettive, così vive, l'autore si unisce all'unisono, unisce la propria voce, con un richiamo e un invito costante affinché queste fonti possano finalmente formar parte della ricostruzione di una memoria ufficiale, una memoria pubblica dell'avvenimento e delle ricerche scientifiche. Con questo libro ci situiamo dunque tra due fuochi, fra i tedeschi e gli alleati, come recita il titolo del volume. Sul fronte lungo della linea Gustav e sul fronte della resistenza civile, 9 mesi, dal settembre del 43 agli inizi del giugno del 44. Una resistenza contro la quale fu concessa alle forze tedesche, ai sensi del diritto di guerra germanico, la facoltà di punire con la pena di morte qualsiasi atto considerato come insubordinazione nei loro confronti, un semplice ritardo sul lavoro, il sottrarsi ai rastrellamenti per individuare i renitenti alla guerra o la requisizione dei loro beni necessari per la sopravvivenza. Per ultimo vorrei concludere ricordando che l'autore, questo libro eccezionale, ci invita a riflettere sulle molteplici resistenze praticate dalla popolazione civile in guerra, ma anche sui limiti di una resistenza spesso circoscritta ad una concezione della patria esclusivamente virile e maschile. Buon 25 aprile a tutti e a tutte. E adesso passo la parola alla lettura di Donatella Allegra. Dal diario di Aldina Fiocchi. Ai primi di giugno 1944, contemporaneamente alla presa di Roma da parte degli americani, era arrivato in paese un comando tedesco composto da una piccola compagnia. Avevano requisito delle case per alloggiarvisi.
ed erano venuti anche da noi a requisire la nostra sala di lavoro. Quell'anno la mietitura fu più lunga del solito, ma di grande soddisfazione. E poiché ogni anno si festeggia questa sagra, sempre vecchia e sempre nuova, anche allora si decise che ci sarebbe stata festa. Questi giovani soldati, che si arrangiavano a esprimersi un poco in italiano, quando seppero che si sarebbe fatta sganzega, vollero partecipare anche loro, offrendo un largo contributo di viveri. Io, che in quel momento stavo ballando con un ufficialetto di nome Werner, che mi aveva corteggiata tutta la sera, avrei voluto rispondere al richiamo e correre a casa, ma questi mi tratteneva e mi aveva appoggiata contro un muro e, tentando di abbracciarmi, continuava a dire «Che bello vestimenta!» e mi accarezzava il «vestimenta» sul seno. Volevo scappare, ma non potevo. E lui affannosamente mi diceva «Questa notte con i miei amici venire a trovare te e tue sorelle!» Io non fiatavo più. Avevo il cuore in gola e sentivo mio padre e mia madre che mi chiamavano. Intanto gli aerei si erano allontanati. Si era ristabilita un po' di calma. Le donne cominciavano a sgomberare e noi ragazze indugiavamo ancora con i giovani e con i tedeschi. Questi, che avevano mangiato e bevuto abbondantemente, si erano un po' gasati e forse anche l'astinenza e la disciplina militare li portava a cercare qualche cosa di più che un po' di compagnia. Ormai la serata si stava concludendo. Ad un tratto sentiamo un rumore. Uno dei tedeschi, togliendo una cassa dal divisorio, vi aveva formato un varco e uno dopo l'altro ce li troviamo nella nostra metà. Noi saliamo di corsa le scale senza fiatare. Loro ci inseguono, ci accorgiamo poi che sono cinque. Tre di loro riescono ad agguantare me e due mie cugine. Ci spingono dentro la camera e chiudono la porta a chiave. Gli altri due sono bloccati dal bastone implacabile dello zio cieco, che non vede, ma avverte quello che sta succedendo e si mette ad urlare. Intanto si svegliano anche gli altri. Accorrono, bussano, vorrebbero forzare la porta, ma dall'interno una voce grida «Fermi o sparo!». Tutti ammutoliscono paralizzati dalla sorpresa e dall'orrore. Dentro la camera intanto sta avvenendo un vero corpo a corpo, una lotta a impari che si conclude con la loro sopraffazione. Urla di rabbia e di dolore, soffocate dal respiro affannoso che precede l'orgasmo. Poi loro che esultano e noi che piangiamo. Grazie, Donatella. Passo la staffetta a Paolo Ferrari dell'Università di Udine. Io parlerò del libro di Gerhard Schreiber, La Seconda Guerra Mondiale, tradotto dal Mulino nel 2004, dall'edizione tedesca del 2002. L'autore è riuscito in un compito, secondo me, quasi impossibile, restituire la complessa natura del conflitto in 155 pagine. Il libro è l'esito di una vita di studi, che ha lasciato lavori fondamentali sugli internati militari italiani in Germania, le rappresaglie naziste in Italia, la guerra tedesca sul fronte del Mediterraneo e in Russia. Nel libro non c'è però solo la dimensione militare. La delirante ideologia nazista è coerente nella chiara volontà di giungere alla guerra. A questo attacco al potere mondiale, Italia e Giappone affiancano le proprie aspirazioni regionali, alimentate dalla volontà di oppressione e di sfruttamento. Ma Schreiber non dimentica di sottolineare che fino al 1938 la comunità internazionale permise a Hitler di inanellare un successo dietro l'altro. La determinazione ad aggredire il nazista è anche una politica economica. Il riarmo e la volontà di tenere alta la produzione di beni di consumo per la popolazione tedesca resero nel 1939 necessaria una scelta. Non era più possibile a lungo e contemporaneamente fare entrambe le cose. Non ci sono nell'analisi di Schreiber solo elementi strutturali. Dopo la dissoluzione della Cecoslovacchia, Hitler considerò giunto il momento di fare ciò che faceva più volentieri di ogni altra cosa, giocare d'azzardo. Un esempio di questo intrecciarsi di pianificazione, imperialismo e folle calcolo è l'inizio della guerra mondiale, cioè Pearl Harbor. La classe dirigente giapponese aveva puntato tutto su un'unica possibilità, che gli Stati Uniti rifiutassero lo scontro. Scrive Schreiber, quella che in apparenza poteva sembrare una grande vittoria, fu per il Giappone un disastro. I suoi strateghi si erano aspettati che l'avversario, dopo Pearl Harbor, fosse disponibile al compromesso e riconoscesse il nuovo ordine, ma quei calcoli si dimostrarono sbagliati già il primo giorno di guerra. La nazione americana reagì con grande compattezza.
Per Tokyo, insomma, Pearl Harbor si trasformò nella garanzia della sconfitta. Il Giappone era un paese forte militarmente, ma dipendente dall'estero per quasi tutto ciò di cui un grande paese industrializzato aveva bisogno. I suoi governanti avevano avventatamente puntato su una guerra di breve durata, non avevano predisposto scorte adeguate e così il paese si trovò a vivere quasi alla giornata. Già sei mesi dopo, alle Midway, il conflitto si trasformò per Tokyo in un lungo assedio. L'entrata in guerra del Giappone fu accolta da Hitler come un sostegno prezioso ai suoi progetti, ma in realtà il giocatore d'azzardo Hitler era già in una situazione priva di vie d'uscita. La sua guerra principale, quella contro l'URSS, stava già franando. Schreiber intreccia piani diversi, la storia militare, le economie di guerra, i civili, gli oltre 7 milioni di lavoratori forzati, la resistenza. Le brutalità commesse dai giapponesi, oltre 14 milioni di civili morti, rimandano al razzismo e alla condotta criminale della guerra in Europa, all'est come all'ovest. La differenza fu, lo sottolinea, quantitativa, non qualitativa. Schreiber, che fu ufficiale di marina, ricorda che nei Balcani, in Francia e in Italia, pochi soldati tedeschi si rifiutarono di obbedire alle direttive criminali, anche quando sarebbe stato teoricamente possibile rifiutarsi in punto di diritto di eseguire un ordine. Nella guerra all'URSS il disprezzo per gli slavi fu una componente a fianco degli ordini criminali. Schreiber chiarisce anche le spinte interne al regime per l'attuazione del genocidio degli ebrei, in un mondo che nel 1942 non poteva, scrivere, è chiaro, essere a conoscenza di quanto stava avvenendo nei dettagli, ma questo non basta a spiegare perché non successe praticamente nulla. Nessuna spiegazione finora addotta, scrive, è apparsa veramente soddisfacente. Schreiber è così stato uno dei rappresentanti della migliore cultura tedesca, per la profondità e ampiezza delle sue ricerche e perché ha saputo guardare con critica determinazione al momento più tragico del passato della Germania. Per questi motivi noi italiani abbiamo molto da imparare, credo, dalla sua lezione. Cedo la parola a Donatella Allegro. Dal diario di Giuseppina Porri. Mentre i giornali e i comunicati radiofonici esaltavano le armate tedesche arrivate a poca distanza da Parigi, Mussolini annunciava al popolo italiano di aver dichiarato guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, tenendo fede al patto d'acciaio che ci legava alla Germania nazista. Era il 10 giugno 1940. Piazza Vasari era straripante di gente che occupava anche le vie vicine, fino al Canto dei Balci e a Via di Pileati, come per una grande festa. Tutti presenti ad ascoltare la voce inconfondibile di Mussolini che da Roma, via radio, dava l'annuncio che la guerra era iniziata. Eravamo fuori di testa. Non erano molte le persone capaci di rendersi conto che il nostro mondo stava franando. Pochi mesi dopo l'inizio della guerra, mio fratello Beppino ricevette la cartolina che lo chiamava al servizio militare in aeronautica. Doveva presentarsi di lì a pochi giorni, e non c'era tempo per cercare di ottenere l'esonero come capofamiglia. Ma lui non ne volle sapere. Da tanto tempo voleva andarsene e quella era un'occasione che non intendeva rifiutare. Partì in fretta per un campo di addestramento in Lombardia. Allegro, raggiante come poche volte l'avevamo visto. E anzi soltanto un poco nel salutare la sua ragazza quando l'accompagnammo alla stazione. Così rimanemmo soli. La mamma, Benito ed io. La mamma si era fatta forza ed aveva ripreso il suo posto dietro il banco ed io cominciai ad interessarmi in giro per trovare un qualsiasi lavoro, ma non c'era niente da fare perché per l'assunzione bisognava aver compiuto 18 anni e io non li avevo ancora. Trovai da fare qualche ripetizione e guadagnai qualche decina di lire che mi sembravano oro, ma erano ben poca cosa in confronto alle necessità pressanti. C'era anche da pagare la tassa per ritirare il mio diploma magistrale. Ma per quello si poteva aspettare. Non avevo ancora l'età per accedere all'insegnamento o a qualsiasi altro lavoro regolare. Quindi a che cosa mi serviva il diploma? Intanto il razionamento era stato esteso a tutti i generi di consumo. Era iniziato con la carne, lo zucchero, l'olio, il burro, il sapone, già prima dell'inizio della guerra. E vennero distribuite le tessere nonarie per tutti i generi razionati. Passo la staffetta a Monica Fioravanzo dell'Università degli Studi di Padova. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti.
Il libro che vi presento è Pane Nero, Donne e vita quotidiana nella Seconda Guerra Mondiale. L'autrice Miriam Maffay. Pubblicato nel 1987, ha conosciuto numerose ristampe. Un libro non nuovo, quindi, ma che conserva una sua vibrante attualità. E soprattutto è un'opera fondamentale per capire cosa siano stati, per le donne italiane, gli anni del secondo conflitto mondiale. Prima della guerra, scrive l'autrice, tutto era in ordine. Gli uomini comandavano, le donne obbedivano. Il duce comandava, tutti obbedivano. Con la guerra cambia tutto. In realtà non subito. Scoppia la guerra e, come sempre, gli uomini vanno al fronte e le donne aspettano a casa. Ma questa volta solo per poco. La guerra costringe il regime, la morale, la tradizione a venire a patti con le necessità belliche. E le donne escono di casa. Le donne, rimaste sole, divenute capifamiglia, iniziano a lavorare. Se prima spendevano e risparmiavano il denaro, come ricorda, come scrive Maffay, ora imparano a guadagnarlo. Indubbiamente la guerra significa fame, paura, solitudine, razionamento. Ma nella sospensione della normalità che il conflitto instaura, si dischiude appunto per le donne un varco di libertà, di cambiamento dei ruoli. In altre parole, una rivoluzione. Questo passaggio dalla minorità, se vogliamo, alla maggiore età è tracciato dall'autrice attraverso le memorie, le testimonianze, le confidenze di decine di donne. Donne di estrazione sociale diversa, di età diversa, di differenti aree geografiche, colte, analfabete, donne di città e di campagna. Sono storie di sofferenza, di stenti, di angoscia, ma anche di conquista dell'autonomia, di libertà, di possibilità di decidere, persino di trasgressione. Ma quello che il volume delinea non è soltanto, ed è già tanto, una storia delle donne italiane in guerra, ma uno squarcio sulla guerra totale. La guerra combattuta a casa, lontano dal fronte, ma non per questo meno feroce, e combattuta appunto soprattutto dalle donne, per loro stesse, per i figli, per gli anziani e anche per gli uomini lontani, nascosti, feriti. Una guerra quotidiana per il cibo, per la sopravvivenza, ma che nel corso del conflitto per le donne assume sempre più un significato politico. E soprattutto dal 1943 ecco donne che scioperano, che assalgono i depositi, che lottano tanto contro i nazisti occupanti quanto contro i fascisti. Donne staffette partigiane. Tutto questo però sembra chiudersi con la liberazione. Le donne non partecipano alla sfilata trionfante dei partigiani, tornano a casa, lasciano gli impieghi, si sposano. Ma qualcosa irreversibilmente è cambiato nelle donne. Sebbene i semi della trasgressione, della libertà, anche dell'esperienza, della sofferenza, non daranno frutti per più di un decennio. E il libro di Maffay, ed è per questo che ne consiglio la lettura, ci fa appunto riflettere sull'eredità di questa esperienza. Non solo come un percorso di crescita delle donne e di liberazione dai condizionamenti individuali, familiari, culturali, ma anche come percorso di sviluppo sociale e culturale dell'intero paese. Buon 25 aprile a tutte e tutti. E passo la parola a Donatella Allegro. Dal diario di Margherita Ianelli. Quella triste mattina del 29 settembre 1944 era un'alba senza stelle, il cielo coperto di nubi. Una fitta pioggerella cadeva ma non impediva di andare senza ombrello. Mentre le altre donne impastavano la farina per fare il pane, io uscii di casa per portare le fascine accanto al forno. Mentre attraversavo l'aia, nella zona di là dal fiume, di fronte alla nostra, si vedevano grandi falò, ancora non era giorno. I falò sembravano più luminosi. Mi fermai un attimo per accertarmi. Capii che erano case che stavano bruciando. Oltre i fuochi si udivano raffiche di mitra e urli di persone. Allora non è di più. Qui sì, povera gente, speriamo che i nazisti abbiano un po' di pietà.
lasciai le fascine a terra, andai in casa. Ero molto agitata. Dissi con le donne: di là dal fiume stanno bruciando le case. Si sentono raffiche e urla di persone. Ormai stava calando la sera di quel terribile giorno, nonostante le cannonate che si udiva dalla parte del fronte. Sulle alture si vedevano gruppi di persone che guardavano in quella zona. Poi calò la sera. Tutti andarono in rifugio, senza poter avere nessuna notizia. La mattina seguente, in lontananza, si vedevano ancora case in fiamme. Si udivano colpi di fucile. Nessuno aveva il coraggio di andare in fondo alle muratte per saperne di più. La strada era piena di camion tedeschi che transitavano verso nord. Anche il secondo giorno, nulla di nuovo. Il terzo giorno, primo nel mese di ottobre, di mattino a casa nostra arrivarono due superstiti, Filippo Pirini e suo nipote. Erano bagnati dalla testa ai piedi. Li invitammo accanto al fuoco. Io volevo sapere quello che era successo, ma bastava guardarli per capire la gravità del caso. Volevamo dargli indumenti asciutti, volevamo che facessero colazione, ma loro tutto rifiutavano con un cenno di capo. Io dissi: da come siete messi, certamente avrete cattive notizie. Vi preghiamo di dire qualcosa. Filippo scoppiò in un sussulto. Con i gesti ci fece capire che quella zona tutto era raso al suolo. Poi riuscì a dire: i nazisti hanno ucciso tutti. Noi eravamo in Cerpiano, la nostra famiglia di 15 persone. Siamo rimasti noi due perché eravamo fuggiti nel bosco. Ci siamo tappati le orecchie per non sentire gli urli di tanta gente. In seguito si seppe che un'altra nipote si era salvata, ma ferita. Dell'Università di Warwick. Grazie Monica. Paisà di Roberto Rossellini è un film che è uscito in Italia alla fine del 1946 e all'estero l'anno dopo. È l'opera che ha fatto conoscere al mondo la guerra italiana, le lotte del popolo, i sacrifici e anche le sofferenze del periodo successivo al conflitto. Dopo il grande successo di Roma, città aperta, e con l'industria cinematografica italiana ancora in difficoltà, Rossellini ha potuto attingere a fondi stranieri per produrre il suo film. L'accoglienza positiva che il film ha ricevuto all'estero è inseparabile dalla sua impostazione internazionale. In effetti, prodotto dall'americano Rod Geiger, ha beneficiato dei contributi di Klaus Mann, figlio di Tommaso, e di Alfred Hayes alla sceneggiatura. In ognuno dei 6 episodi che compongono il film sono presenti anche gli alleati, e il loro contributo alla liberazione è continuamente messo in rilievo. E in effetti uno dei temi centrali del film è proprio la comunicazione o la difficoltà di comunicare tra italiani e stranieri. Il film ha una struttura o la struttura di un cinegiornale di guerra americano. Gli episodi sono ambientati in 6 luoghi diversi e rappresentano momenti diversi della guerra e dell'occupazione alleata. Dallo sbarco in Sicilia, ai terribili ultimi mesi del conflitto in Lombardia, passando per una Napoli distrutta dalla guerra, la liberazione di Roma e persino un monastero in Emilia-Romagna, dove 3 capellani americani di fede diversa disputano con i monaci. Il film è formalmente innovativo, molto più di Roma città aperta, che per certi versi è ancora un film molto convenzionale. Non ci sono studi, ci sono pochi attori professionisti, pochissimo doppiaggio delle voci e gli episodi finiscono tutti bruscamente, spesso su una nota tragica. Il film ha avuto anche una lavorazione difficile. Molti
degli episodi non sono stati girati nei luoghi dove sono ambientati. Per esempio, il monastero non si trova in realtà in Emilia-Romagna, bensì in Campania. Ma l'innovazione più grande riguarda il modo in cui il film parla allo spettatore. Chi guarda questo film diventa immediatamente testimone, cittadino. Non importa se vive a Roma o a New York o a Londra. Grazie a Paisà, la percezione dell'Italia è cambiata radicalmente. Non era più un paese nemico che meritava di essere punito, come pensava Churchill ancora nel 1944. È diventato un paese il cui popolo aveva sofferto molto e contribuito con grandi sacrifici alla propria liberazione e alla fine della guerra in Europa. Il film onora quelli che lottarono, anche a costo della vita, per la libertà. Ma non ci sono toni trionfalistici. Manca un ipotetico settimo episodio in cui i partigiani festeggiano la liberazione sfilando per le strade delle città del nord. Nel film la libertà è una sfida, un concetto importante che crea solo una premessa per la ricostruzione morale e materiale del paese. Una ricostruzione che al momento dell'uscita del film era già in qualche modo in corso. Ora cedo la parola ad Andrea Biagiotti. Dal diario di Francesco Ceccarelli. Mia madre mi disse di dormire perché non c'era pericolo e mi avvolse in una coperta. I soldati, penetrati nel convento, fecero alzare tutti gli uomini presenti che trovarono. Io, che mi ero addormentato, fui svegliato con un calcio e un urlo. Raus! L'immagine che mi si presentò ancora dopo tanti anni non l'ho mai dimenticata. Ho ancora presente una canna di mitra a pochi centimetri dal viso, due stivali a ponte sopra di me, due bombe a mano con manico agganciate al cintone, una faccia grintosa e un raus che si spense appena ho incominciato a gridare. Aveva un orecchio coperto con garza e cerotto, un elmetto in capo e una mano rivolta verso di me, e la voce che ripeteva dopo il raus spento: buono, buono. Sono passati più di 60 anni da quel giorno. Ancora oggi, dopo tanto tempo, se qualcuno mi sveglia toccandomi, faccio un salto urlando. Nei giorni successivi il buon padre Tonino mise a disposizione degli sfollati tutte le camere e i locali di cui disponeva. Il giorno 24 giugno, nel pomeriggio, un militare tedesco in motocicletta arrivò al convento, facendo tappa a metà della strada delle vie Crucis. Il padre Antonino Provenzani, superiore del convento, visto che si era fermato, corse nelle camerate a raccomandare a tutti gli uomini di rimanere nascosti. Solo le donne e i bambini sarebbero dovuti uscire. Il tedesco, finalmente giunto al convento, chiese al padre superiore se ci fossero ribelli nelle vicinanze. Il padre Tonino lo rassicurò dicendogli che lì c'erano soltanto donne e bambini. Il giorno 25 giugno alle ore 4 i partigiani sono scesi al convento per prendere dei rifornimenti e sono ripartiti velocemente, avendo saputo della visita del tedesco nel pomeriggio precedente. Alle 5:30 il padre Tonino, facendo il giro delle camerate, diceva a tutti: «Per carità, non fate sciocchezze, perché il convento è circondato da militari tedeschi con mitragliatrici. Mia madre mi disse di dormire perché non c'era pericolo e mi avvolse in una coperta». Passo la staffetta a Patrizia Gabrielli dell'Università di Siena. Il libro di cui vorrei parlarvi è quello di Anna Bravo e Anna Maria Bruzzone, dal titolo In guerra senza armi, storie di donne 1940-1945, uscito con la Terza nel 1995. Un libro che ha
introdotto nuove prospettive di studio nel rapporto tra donne, guerra e resistenza e che è stato particolarmente significativo anche per le mie ricerche. Anna Bravo e Anna Maria Bruzzone hanno applicato con originalità la categoria della resistenza civile, intesa quale impegno individuale contro il nazifascismo, nel panorama della storia delle donne e la storia di genere già fecondo, fruttuoso negli anni 90. Con l'introduzione del concetto di resistenza civile sono state considerate le azioni e le forme di resistenza espresse e attuate non soltanto da quelle donne attive in seno alla resistenza armata, politica, organizzata, cioè sostanzialmente le partigiane, ma i modi e le forme della presenza femminile nel contesto bellico. Con questo volume, dunque, la grande massa femminile, una massa che appariva per lo più anonima, indistinta, passiva, una sorta di indefinita massa amorfa, una zona grigia, diremmo, comincia a acquisire una nuova fisionomia, delinea i propri contorni e dal buio dell'indistinto emergono strategie di difesa e di opposizione al nazifascismo. Lo scenario, grazie a questo libro, si estende ad una resistenza quotidiana, ad una molteplicità di azioni che trovano espressione nel privato e si fondano su un sistema di valori e di attitudini capaci di arginare la disperazione della guerra. Si pensi alle donne che nutrono e vestono i soldati allo sbando dopo l'8 settembre del 1943. Azioni sulle quali abbiamo a disposizione bellissime pagine di letteratura. Penso a Fenoglio, penso a Meneghello. Si pensi a queste medesime azioni rivolte ai partigiani, all'aiuto agli ebrei, alla sepoltura dei morti al di là delle loro divise. È questo quello che Anna Bravo ha definito il maternage di massa, ovvero quelle attitudini alla cura che le donne hanno da sempre svolto nell'ambito domestico entrano nello scenario pubblico e misurano e divengono delle forme di resistenza al nazifascismo, così da prima appiattite in una naturale oblatività femminile trovano ora una nuova dignità e divengono un sostegno importante anche per la lotta armata. In uno scenario desolato, sconvolto dallo scompaginamento delle coordinate quotidiane, delle coordinate che regolano la convivenza civile, le azioni solidali espresse dalle donne costituiscono quel tessuto di valori umani capaci di opporsi alla violenza della guerra. Costituiscono anche una ribellione contro i suoi orrori e, a mio parere, rappresentano le prime trame di quel mutuo riconoscimento e di quella assunzione di responsabilità in prima persona che sono alla base del concetto della cittadinanza democratica. Passo la parola a Donatella Allegro. Dal diario di Albertina Tonarelli. Il 31 di agosto mi arrestarono. Vennero direttamente in casa l'SS. Mi portarono prima al comando di Pian degli Ontani, ma si ripartì subito. Arrivati all'altezza del bivio della strada per Pian di Novello, c'era da aspettare una camionetta, di quelle che avevano i vetri opachi di celluloide grossa, che non si vedeva chi c'era dentro. Mi fanno salire, mentre loro scendono tutti e si mettono con dei binocoli a guardare attentamente i monti. Pensavo che cercassero partigiani sul Cappel d'Orlando. Ne approfittai per prendere svelta un bigliettino e scrivere «Mi portano a San Marcello» e me lo tenni in mano. E intanto vedo che un pezzetto del finestrino era rotto. Per lasciare il paese si doveva per forza passare davanti alla casa dell'Anita e pensai di buttare via il bigliettino lì davanti, così loro avrebbero capito.
I tedeschi misero in moto. Io chiesi comunque: quando si passa da mia sorella, fermatemi, che le dico che mi portate a San Marcello. Ya, ya. Ma quando si arrivò alla curva della chiesa, sentii che acceleravano e intravidi il mio cognato Sandro, impaurito, con la bimba in braccio, che ci guardava passare. E allora io rapidamente buttai via il bigliettino dal buco del finestrino, proprio davanti a lui. Ma lo videro anche i tedeschi. E inchiodarono la macchina. Papia! Papia! Sandro rimase pietrificato. Non si mosse. Non lo raccattò. Lo presero i tedeschi. Ma io urlai: Sandro! Sandro, mi portano a San Marcello! A San Marcello! Zitta! Stare zitta! Arrivammo a Cutigliano. E Olesia, che soffriva di epilessia, ebbe proprio allora un attacco. E la Vittoria ed io la portammo a braccia fino alla caserma, che si trovava al pari della loggia. Misero gli altri da una parte, mentre io fui accompagnata da due tedeschi di sotto, dove sapevo che c'era la cella di sicurezza. Per arrivare alle celle si passava da un grandissimo corridoio, che serviva da palestra per i carabinieri. Mi misero sul fondo di questo stanzone, con due tedeschi col fucile puntato, uno a destra e uno a sinistra. Il tenente, venendo dal fondo verso di me, urlava: «Tu, parlare tedesco!» «No, io no!» E giù un ceffone. Poi ripartiva di fondo: «Tu, parlare tedesco!» «No!» E giù un altro ceffone. E così via. La cella era una stanza buia, stretta stretta, un tavolone tutto coperto di muffa, un secchio e basta. La porta chiusa con un sacco di chiavacci. Un tedesco armato continuava a camminare avanti e indietro oltre la porta. Ogni tanto apriva lo spioncino e con la pila guardava dentro che cosa facevo. Fu quella l'unica volta che piansi. Piansi. Passo la staffetta a Umberto Gentiloni Silveri, Università di Roma La Sapienza. Grazie Patrizia. Sì, il libro di cui vi parlo è un classico della stagione di cui stiamo parlando. Mi riferisco al primo romanzo scritto da Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. È un romanzo che esce nella prima edizione nell'ottobre del 1947 nella collana I Coralli da Einaudi e poi uscirà svariate altre volte, soprattutto nel 1964, quando nella nuova edizione del libro Calvino presenta il romanzo con una lunga e densa introduzione. Potremmo quasi dire che sono due libri in uno, il romanzo vero e proprio di cui poi vi parlerò e l'introduzione di Calvino, che è un'occasione straordinaria per riflettere sulla resistenza. Calvino tocca alcuni punti importanti che riguardano la propria esperienza personale, la stagione del neorealismo, che definisce non una scuola stretta e decisa, ma un insieme di voci, voci periferiche, voci delle diverse Italie che si confrontano. E pensate, in questa introduzione a un suo romanzo, Calvino si ferma a un certo punto per dire che tutto sommato non avrebbe voluto scriverla, avrebbe preferito scrivere l'introduzione ad un altro romanzo che diventa per lui il punto di riferimento delle cose che avrebbe voluto affrontare. Mi riferisco a una questione privata di Fenoglio. Conclude la sua introduzione dicendo: ma non è a questo mio romanzo che avrei voluto scrivere queste pagine introduttive, ma a quello di Fenoglio. E Calvino ragiona sulla resistenza, sulla stagione che lui stesso ha vissuto, in particolare cercando di evidenziare le contraddizioni e i chiaroscuri. Per farlo sceglie due personaggi, che sono poi i protagonisti principali del Sentiero dei Nidi di Ragno, un bambino di dieci anni, Pin, e invece sopra di lui, un po' più grande, formato, convinto di avere le idee, diciamo così, già ferme e non scalfibili, Kim, un partigiano che è anche il narratore di questo romanzo. Bene, principalmente il romanzo ruota, oltre che
attorno al racconto delle esperienze dei partigiani nei monti della Liguria, attorno alle riflessioni tra questi due personaggi, che sono riflessioni profonde, che riguardano la violenza, il significato della guerra, la possibilità davvero di poter voltare pagina e di ricostruire, e poi a un certo punto, direi in due punti ben precisi, si soffermano sulle ragioni delle due parti. Se cioè chi aveva fatto dopo l'8 settembre la scelta della resistenza poteva essere in una certa misura paragonato a chi aveva fatto la scelta opposta. E Calvino, con la straordinaria capacità che ha e che ha mostrato in tante altre pagine, dimostra come quelle scelte talvolta sono dettate dalle occasioni, da un non nulla, da un passaggio incidentale, però al tempo stesso sono scelte cariche di significati. Nel colloquio più profondo e difficile tra i due, Kim, appunto il comandante partigiano, spiega a Pin, a questo bambino coinvolto nella guerra di liberazione, che da una parte c'è il giusto e dall'altro la parte sbagliata, che le Brigate Nere sì, sono ragazzi come noi, però non combattono come noi per la democrazia, per la giustizia e per la libertà di tutti. In fondo, in questa irriducibile differenza tra le scelte che hanno segnato la guerra civile degli italiani, c'è il significato più profondo del 25 aprile. Quindi buona liberazione a tutti. Cedo ora la parola ad Andrea Biagiotti. Dal diario di Orlando Orlandi Posti. Una camera di 3x3 circa, tappezzata di carta chiara, con finestra murata completamente in modo che non entri nessuno spiraglio d'aria sulla porta, vi è un foro coperto a mo' di spioncino sopra. Nel muro una grata che dà nel corridoio, nella quale in alto vi sono collocate delle lampade potenti che servono per illuminare tutte le celle. Queste lampade rimangono accese giorno e notte, in continuazione. Cosa da far impazzire. La prima cosa, la più importante, sarebbe quella di prendere la licenza liceale entro quest'anno. Se prima di giugno le cose si sono rimesse a posto, mi preparerei per fare l'esame inferiore e poi mi preparerei per dare l'esame di maturità ad ottobre. Se così fosse, potessi davvero un altro anno iscrivermi all'università e potessi laurearmi a 25 anni, certo sarebbe una bellissima cosa. Se il buon Dio mi assiste, giuro che la volontà questa volta non mi manca. L'alba del mio 18° anno di vita l'ho passata in carcere, morendo di fame. Signore Dio, fa che presto finiscano le sofferenze umane e che tutto il mondo sta attraversando, fa che tutti tornino alle loro case, fa che il lavoro ritorni in ogni dove, così torni la pace in ogni famiglia e tutto torni nello stato normale. Signore, sia fatta la tua volontà. Passo ora la staffetta a Chiara Colombini dell'Istoreto, Istituto per la Resistenza Giorgio Agosti. Il libro che ho scelto è Un'amicizia partigiana, il carteggio tra Giorgio Agosti e Dante Livio Bianco, introdotto e curato da Giovanni De Luna, uscito per la prima volta nel 90 e poi ripubblicato nel 2007 da Bollati Boringhieri. Raccoglie le lettere che Agosti e Bianco si scambiano tra il novembre del 43 e il febbraio del 45. Quando inizia la resistenza, entrambi hanno poco più di 30 anni. Sono amici dalla fine degli anni 30 e sia Bianco, avvocato, sia Agosti, magistrato, nel 42 sono stati tra i fondatori del Partito d'Azione a Torino. Entrambi, dopo l'8 settembre, si gettano con tutte le loro energie nella resistenza. Io credo che le loro lettere offrano un punto di vista veramente preziosissimo sui 20 mesi della lotta partigiana. Innanzitutto perché
vivono quell'esperienza in condizioni e con ruoli diversi, dunque ci consegnano due prospettive differenti. Bianco sale in montagna nel Cuneese già il 12 settembre del 43, tra i fondatori della banda Italia Libera, il primo nucleo di quella che diventerà la prima divisione tra il commissario politico. Agosti invece vive la resistenza prevalentemente in città. A Torino svolge un ruolo organizzativo che è cruciale, è l'abilissimo tessitore di tutta la rete delle formazioni GL del Piemonte, delle quali diventa il commissario politico regionale. Leggere le loro lettere è come essere trasportati nel dietro le quinte della resistenza, giorno per giorno, mentre si costruisce. C'è una fortissima tensione etica che però non emerge da dichiarazioni di principio astratte, emerge dal confronto quotidiano con i problemi concreti posti dalla lotta, dal confronto con le scelte da compiere. Le lettere sono percorse anche da una fortissima progettualità politica, dallo sforzo di immaginare il futuro che si vuole costruire. Emergono fortissimi i sentimenti, le reazioni emotive. Furia, apprensione, affetto, nostalgia, ironia, dolore, disperazione, determinazione. E credo che proprio questo ventaglio di sensazioni spalanchi davanti agli occhi e renda immediatamente percepibile la resistenza nelle sue mille sfaccettature, nei suoi slanci come nelle sue difficoltà quotidiane, anche prosaiche, si va dalla tessitura dei rapporti politici tra formazioni diverse fino alla ricerca di forniture di scarponi o di carta per la stampa partigiana. Ecco, io credo che questo carteggio, per tutte queste ragioni e per questa ricchezza, sia veramente una perla per studiare la resistenza. E chiudo con una frase che Agosti scrive a Bianco il 4 aprile, al 4 aprile del 44, e che credo faccia capire che cos'è questo carteggio. Questa lotta, proprio per questa sua nudità, per questo suo assoluto disinteresse, mi piace. Se ne usciremo vivi, ne usciremo migliori. Se ci resteremo, sentiremo di aver lavato troppi anni di compromesso e di ignavia, di aver vissuto almeno qualche mese secondo un preciso imperativo morale. E cedo la parola a Donatella Allegro. Dal diario di Bruna Talluri, 1 settembre 1943. La lotta sarà dura, forse la vittoria forse lontana, ma non dobbiamo dimenticare che la società dolorante affida alla nostra generazione l'arduo compito di indicare gli orizzonti dell'avvenire. Ci riuniamo in case amiche per discutere del futuro, ma di certo sappiamo soltanto che il fascismo non può risorgere. È caduto nel fango. 8 settembre 1943, mercoledì. Armistizio. Eppure il risveglio dopo una notte di incubi non ha dissipato i miei timori e neppure la penosa incertezza del domani. Molti parlano di tradimento. Noi non abbiamo tradito nessuno, mentre siamo stati traditi dai fascisti prima e poi dai nazisti. Gli inglesi in Calabria. I tedeschi nel Lazio e sul Po. Povera Italia. Quali mortali ferite ti hanno inferto i banditi delle glorie imperiali? Noi vogliamo la libertà dei popoli e l'associazione dei popoli liberi. Oggi dobbiamo combattere contro i nazisti, che sono i nostri veri nemici. 26 dicembre 1943. Non ho più voglia di scrivere. Dobbiamo leggere tra le righe dei giornali per capire qual è l'attuale situazione all'interno del nostro paese. La Repubblica, periodico della Federazione dei Fasci Repubblicani di Firenze, anno 1, numero 13, pubblica il 25 dicembre un articolo di fondo di Mario Vannini, Non cedere. Le nefande azioni sovversive cominciano ad infastidire. Meno male. 24 agosto 1944. Torno a scrivere dopo quasi un anno di silenzio. Non mi piace parlare di quel poco che ho fatto.
ho compiuto fino in fondo il mio dovere. Oggi siamo davanti a problemi ben ardui, che impongono difficili soluzioni. Dobbiamo affrontare la realtà, fare i conti con la realtà. Nella provincia di Siena non c'è un ponticello che non sia crollato. Manca l'acqua, non c'è la luce, non funziona la ferrovia. Poggibonsi è un cumulo di macerie. Le strade sono impraticabili, piene di buche scavate dalle bombe. Le case requisite per le truppe alleate sono prive di riscaldamento. Si elemosina senza pudore. 4 settembre 1944. 5 anni di guerra, insofferenza politica, desiderio di ribellione, gli studi accantonati, i libri dimenticati, perché avevo capito che era più importante operare, agire, organizzare. Ma devo ricominciare tutto da capo. Devo pensare anche al mio avvenire. Passo la staffetta a Maurizio Ridolfi, Università di Roma 3. Buon 25 aprile a tutte e a tutti. Io vorrei sollecitare l'attenzione e la lettura di un bel libro di Giuseppe Filippetta, L'estate che imparammo a sparare, storia partigiana della Costituzione, pubblicato nel 2018 da Feltrinelli. Filippetti si occupa di storia costituzionale, di storia del pensiero giuridico. Ci vedo alcuni nessi con alcuni libri che gli amici e i colleghi hanno presentato in precedenza. David Bidussa partiva dall'esordio nel libro di Claudio Paone su Hobbes e il venir meno dello Stato, le implicazioni che il venir meno di una sovranità statale produce nella testa, nell'azione, nella mentalità del singolo individuo chiamato a ricostruire a partire dalla sua esperienza individuale un'idea, una pratica possibile di sovranità. Fulvio Cammarano ci ha ricordato di un libro laddove si affrontava il problema di un'antropologia etica possibile nell'essere partigiano, nel costruire l'identità del partigiano. In questo libro si muove ugualmente da questo dato di fatto: l'8 settembre del 43 viene meno lo Stato. Non c'è più un'idea possibile di sovranità, vengono meno le obbligazioni, le obbedienze, le pratiche, il sentimento stesso di un'idea di sovranità. Allora, da questo punto di vista, Filippetta legge il periodo costituente tra il 43 e il 47, e quindi la resistenza e quindi l'azione delle bande partigiane, muovendo dalla storia singola di tante storie possibili di partigiani, di partigiane, che sono chiamate quasi appunto a costruire piccoli tasselli di una possibile idea nuova di sovranità popolare, di una democrazia possibile, auspicabile, per la quale appunto combattere e prendere il fucile in mano, decidere di armarsi, di combattere, di contrastare fascismo e nazismo. Questo è l'orizzonte del volume, laddove secondo me c'è anche un invito a tutti noi, molti di noi almeno che sono storici di professione, sempre di più a rivivere quel momento, quel passaggio, quegli anni tra il 43 e il 47 attraverso un'attenzione che vada oltre quello che abbiamo fatto a lungo studiando e guardando in modo prevalente la storia dei partiti politici, i grandi partiti di massa che hanno fatto la storia sicuramente di quel passaggio, lo hanno influenzato a vario titolo e a vario livello, ma ecco, riprendendo qualche veloce passaggio dell'autore,
ci invita l'autore a rivivere la resistenza attraverso le storie personali, le persone e le loro scelte, la costruzione della idea di sovranità, piccola sovranità, a partire dalle storie individuali e dalle storie individuali che vivono attraverso la storia delle bande, delle formazioni, dell'idea, del principio di libertà, di autonomia, per costruire cosa? Un orizzonte comune possibile, una prospettiva che dia senso a storie diverse, completamente diverse anche dal punto di vista del vissuto, delle culture politiche, dei sentimenti possibili. Ci sono capitoli molto belli, scritti bene, un bel libro che muove da principi e questioni giuridiche, ma che sa ben rappresentare tutto in un vissuto largo, corale. Pensate a titoli come La Costituzione dei Fucili, Partigiani, Fucili e Tessere. La parte che vorrei riprendere nella chiusura di questo invito alla lettura è laddove l'autore si interroga su cosa della resistenza sia entrato dentro la Costituente. E qui riprende un insegnamento di Pietro Scoppola, a cui molti di noi sono affezionati, laddove ci invitava certo a studiare le culture politiche, i partiti politici, ma muovendo dai cittadini, dal cittadino, dalla formazione del cittadino attraverso la sua esperienza resistenziale e poi i passaggi ulteriori, il lungo post 25 di aprile, la costruzione della Repubblica il 2 di giugno, l'attività della Costituente. Ecco, il libro è interessante, si fa ben leggere proprio perché riesce ad aprire la nostra attenzione verso questa sensibilità, verso questa idea di una storia della resistenza che passa attraverso tante molteplici storie. Ora la lettura di Andrea Biagiotti. Dal diario di Corrado di Pompeo. Roma è libera. Dopo qualche ora di sonno, il rumore dei mezzi che arrivano mi sveglia, vado sotto casa. Tutti sono sbalorditi per i grandi mezzi che ci passano sotto gli occhi. Sembra un fiume in piena, senza contare che sulla via Casilina lo spettacolo è il medesimo. I soldati ci buttano sigarette, dolciumi. Non è decente quello che facciamo, ma la penuria di sigarette e la mancanza di caramelle dai negozi ormai da gran tempo ci obbligano a raccogliere tutto. Io credevo proprio di tornare da te per il giorno del tuo onomastico. E invece ci debbo rinunciare a malincuore. Ci terrei proprio a stringerti fra le mie braccia in quel giorno, anche per dar fine alla tua ansia, che certo sarà spasmodica. Ormai però è la fine. Anche l'apertura del secondo fronte ci fa ritenere che la Germania è prossima a piegare il ginocchio. I lutti e le distruzioni da essa causate, dalla sua brutalità, stanno per essere pagati. Sono 9 mesi che assisto alla ferocia dei suoi soldati. Ormai tutti li odiano, ci hanno spogliati, ci hanno affamati. Ma forse Dio non ha permesso di distruggere questa bella Roma. E con ciò chiudo questo mio diario, che ho iniziato per te. E per te, con la certezza di riabbracciarti fra pochi giorni, lo chiudo. Ho scritto 227 pagine e in esse c'è tutta l'amarezza del tuo Corrado dolorante per la tua assenza di quasi 9 mesi. Tu non immagini in tutto questo tempo quale desiderio ardente mi tenne a te legato. Ti voglio troppo bene per non dirtelo e te lo dico anche perché so che il tuo per me è uguale. Queste pagine avrebbero potuto essere 10 volte tanto se avessi scritto ogni mio pensiero per te durante tutti i giorni, ma sarebbe stato assai monotono. Ti basti sapere che il mio pensiero ti è sempre stato in questo periodo costantemente vicino, come lo sarà in avvenire. Ora ti bacio teneramente e farò tutto il possibile per ottenere presto il permesso che mi darà via libera per venirti ad abbracciare.
Passo la staffetta a Viviana Agostina Waffi dell'Università di Köln, Bassa Normandia. Credo che abbia problemi di collegamento, scusate, e passo la parola a Patrizia, credo. Leggerò io il testo di Viviana Agostini Waffi a causa di questo problema di collegamento. Vi presento oggi il primo racconto di Luce d'Eramo. L'ha scritto a 18 anni, il 25 luglio. Ora pubblicato in Tutti i racconti, uscito con Lit Edizioni nel 2013. L'ho tradotto in francese e pubblicato a Parigi nel 2017. È una testimonianza autobiografica e letteraria di alto livello, utile per capire le sue scelte esistenziali e la produzione successiva, a cominciare dal romanzo Deviazione. Secondo me andrebbe fatto leggere nelle scuole di ogni ordine e grado, perché narra le vicende di una giovane cresciuta secondo tutti i riti e i canoni fascisti, che nel luglio 1943 si ritrova prima confrontata ai bombardamenti di Roma del 19, 1400 morti, 6000 feriti, poi all'arresto di Mussolini e alla caduta del regime. Dovrà quindi fare brutalmente i conti con la verità della guerra e le menzogne del fascismo. A tal proposito, pochi giorni fa, su Facebook Archivio Diari, durante la presentazione del libro sui bambini e la guerra di Patrizia Gabrielli, sono state citate formule come «figli senza padre», «fine dell'innocenza» e la frase di Alba de Céspedes «abbiamo insegnato ai bambini la menzogna». Di tale traumatica presa di coscienza parla questo racconto. Luce è stata educata da genitori italiani emigrati in Francia. Il padre diventa, nel 1928, segretario del fascio di Reims. Nel 1938 addetto alla propaganda dell'aeronautica militare a Roma, poi nel 1943 è a Salò. Il racconto narra l'itinerario di una autodefascistizzazione. È pubblicato solo nel 1999, ma l'io narrativo vi si esprime a caldo, pochi giorni dopo gli eventi. La sera del 26 luglio, la narratrice sta scrivendo una poesia quando un'amica le comunica la notizia. La sua prima reazione è di ricordare cosa ha fatto da membro del GUF di Roma, vestita con la divisa di lana fascista per aiutare i sinistrati dei bombardamenti. Poi ricostruisce le tappe della sua educazione politica con gli attestati dei littoriali e i premi vinti fino all'università. E all'alba decide di partire per Alatri, dove è ospite della nonna, per andare in divisa a Roma a difendere la causa. Nel treno inizia il suo viaggio iniziatico. Luce scopre il tripudio dei popolani e dei borghesi per la fine della dittatura, ascolta i loro discorsi ed è turbata per la diffidenza e la paura che ispira agli astanti come possibile spia. Così si insinua in lei il dubbio che il fascismo non sia stato ciò che i genitori e gli amici del regime le hanno fatto credere. Giunta a Roma, telefona al segretario del GUF e scopre con stupore che è un codardo. Si reca alla sede del GUF occupata dai carabinieri. Uno di loro finge di arrestarla, ma la libera in strada dicendole che è vestita come un pagliaccio e che deve cambiarsi. La spinge verso un bar e i gestori la nascondono nel retrobottega. Da lì telefona ad un amico perché le porti altri panni, cosicché da quel bar uscirà una ragazza in abiti civili. Questa
metamorfosi vestimentaria è molto simbolica. Suo malgrado Luce ha preso coscienza che per 18 anni ha partecipato a una buffonata e che la realtà non è quella descritta dai genitori. Il dubbio la spingerà pochi mesi dopo a scappare di casa e andare operaia volontaria in Germania per verificare cosa succede nei campi di concentramento. La sua autodefascistizzazione sarà un processo lungo e doloroso, perché dovrà fare i conti con un Duce identificato con il padre. Libertà e verità avranno un sapore amaro. Non ci sarà per lei emancipazione critica senza un sofferto dolore. Passo la parola a Donatella Allegro. Dal diario di Esther Marozzi. Lunedì 26 luglio 1943. Ore 0 e 20 minuti di notte. Corre per le strade con la rapidità di un fluido elettrico la notizia che Mussolini ha rassegnato le dimissioni e il re le ha accettate e assume la dittatura militare il maresciallo Badoglio. Mio figlio mi porta la notizia. La notizia è stata data dalla radio alle ore 23 del giorno 25. Subito una folla dai caffè si è rovesciata in piazza del Duomo al grido «Viva Badoglio! Viva Graziani!» Il tripudio per la scomparsa di Mussolini è immenso. La mia vicina di casa, appena l'ha saputo dal marito che ritornava dalla piazza, si è levata dal letto ed è venuta a suonarmi il campanello per darmi la lieta notizia della fine dell'odiato fascismo. Vedremo domani come si comporteranno i giornali. Ore una di notte. Suona il campanello. È un amico di casa che è venuto a informarmi del grande avvenimento. Lunedì 26 luglio 1943. L'Italia è ritornata padrona della sua libertà. Oggi essa muove il primo passo verso la sua riscossa. L'esecrato tiranno è caduto. Il popolo italiano è delirante di gioia. Nessuno è andato a lavorare. I tramvai sono fermi. La morte del fascismo è una grande festa nazionale. Le vie e le piazze sono gremite di bandiere sui muri e sui cristalli delle botteghe sono scritte che deprecano l'odiato tiranno. La gioia è in tutti i volti. Le bocche finalmente si schiudono a esprimere il pensiero compresso da 20 anni di soprusi e di violenza. Messa in salvo la bandiera con cui i fascisti coprivano il marciume delle loro opere, appare in tutta la sua tragica bruttezza la verità. Cortei lunghissimi con bandiere e bandierine percorrono le vie inneggianti all'Italia e alla libertà. Qualcuno aveva anche la bandiera rossa e gridava «Viva Lenin! Viva il comunismo!» Speriamo che il buon senso prevalga. Sono angosciata. Sento che gli avvenimenti volgono al peggio e ancora non so niente. Ma che cosa saranno questi spari? Le prime avvisaglie della guerra civile. Dio ci salvi dai suoi orrori. È ritornato il silenzio. Non sparano più. Le emozioni di questa memorabile giornata furono così violente che non trovo neppure parole per esprimerle. La mente è paralizzata, smarrita. Passo la staffetta a Silvio Pons, Scuola Normale Superiore di Pisa. Scusate, dottor Pons, ha il microfono chiuso, se può attivarlo. Chiedo scusa, incidente classico. Presento il libro di Rosario Forlenza, On the Edge of Democracy, Italy 1943-48. Il libro rilegge in un modo molto originale, a mio parere, la storia italiana tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'immediato dopoguerra, insistendo sugli elementi di discontinuità e di frattura. L'autore impiega gli strumenti dell'antropologia politica e applica agli ultimi anni della guerra la nozione di un'esperienza liminale, contrassegnata da un totale smarrimento delle certezze, delle consuetudini e identità tradizionali.
al disorientamento esistenziale si sovrappone la dissoluzione delle strutture dell'autorità, con il crollo non soltanto del regime fascista, ma dello Stato, l'occupazione e la divisione territoriale del paese attraversato da un fronte della guerra, lo scoppio di una guerra civile. Gli storici hanno prevalentemente guardato agli aspetti ideologici, politici, istituzionali, ma così facendo, sostiene Forlenza, hanno sottovalutato la dimensione esistenziale come parte stessa della rifondazione democratica dell'Italia. Così l'autore colloca la resistenza, come riscatto morale e civile, in un contesto storico incentrato sulla ridefinizione radicale delle strutture di senso, delle autorappresentazioni, delle idee di futuro che erano il portato della catastrofe italiana. La democrazia assume molteplici significati simbolici che rimandano al vissuto delle persone ordinarie come delle classi dirigenti. In questa chiave, Forlenza riesamina nodi centrali dell'Italia del dopoguerra, come la scelta tra monarchia e repubblica, lo sviluppo dell'americanismo, il conflitto tra comunismo e anticomunismo, la costruzione degli archetipi nelle memorie individuali e collettive. La sua analisi induce a riflettere sugli elementi critici, controversi e divisivi della società italiana dell'epoca e sui molteplici significati della stessa dimensione politica, compresa l'irruzione nel paese di fattori esogeni, internazionali e globali, negli incontri, nella cultura materiale, nell'immaginario. Focalizzato sul momento storico della genesi della Repubblica, il libro contribuisce, a mio parere, in termini sostanziali, a fondare una visione della storia italiana contemporanea in grado di comprenderne specificità, peculiarità, senza ricorrere agli stereotipi della sua anomalia o eccezionalità. Adesso la lettura di Andrea Biagiotti. Dal diario di Folgore Vella. Mercoledì 25 aprile 1945. Verso le 1 del pomeriggio sosto nei pressi di Piazzale Loreto in attesa di un tram. L'attesa è più lunga del solito. Poi passano alcune vetture vuote dirette al deposito. Non ho dubbi. È scattato lo sciopero generale. Prodromo dell'insurrezione. Mi avvio immediatamente a piedi verso via Podrogra. Man mano procedo, le strade si svuotano. I rari passanti si scambiano occhiate furtive. Un uomo mi si affianca e a voce alta osa dirmi «Ci siamo! I partigiani sono già in città!» Qualche portinaio provvede a chiudere il portone di casa. È palese, l'attesa di eventi drammatici. Al nostro centro le notizie giungono frammentarie e contraddittorie, per lo più portate da messaggeri infervorati, non sempre testimoni dei fatti riferiti. Il telefono, che funziona ancora, viene usato con parsimonia e per comunicazioni di estrema laconicità. Ho conferma che il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ha diramato l'ordine di insurrezione generale. Si combatte in periferia attorno alla Pirelli, alla Breda e all'OM. Sembra che quest'ultima fabbrica sia già in mani partigiane. Nel centro della città sono ancora rintanati i fascisti, nei loro fortini e alla prefettura. Mi dicono che nel pomeriggio il cardinale Schuster ha organizzato un incontro tra i membri del Comitato Nazionale e Mussolini, al quale è stata intimata la resa senza condizioni di tutte le formazioni fasciste. Mussolini si è riservato di dare una risposta entro le 8 di sera. San Polistina mi chiede di partecipare con lui, in qualità di secondo membro del Partito Socialista, alla riunione d'emergenza indetta dal Comitato di Liberazione Nazionale della città di Milano. In una sala del primo piano, le cui finestre danno su un cortile interno, vi sono già attorno a un tavolo una decina di persone. Sono i rappresentanti dei partiti antifascisti che compongono il Comitato di Liberazione Nazionale. All'apertura dei lavori si decide che la seduta proseguirà senza interruzioni fino all'indomani. Mentre vengono affrontati i problemi pratici che riguardano la vita di una grande città, il telefono ci porta via via notizie sempre più confortanti.
Mussolini, ancora una volta spergiuro, ha disertato l'appuntamento delle 8 e ha lasciato la prefettura per destinazione ignota. La Guardia di Finanza è passata alla ribellione. Le fabbriche sono in gran parte in mano agli operai che ne salvaguardano l'incolumità. I fascisti, dopo la fuga del loro duce, sono disorientati e non prendono iniziative. I tedeschi stanno a guardare. Passo la staffetta allo zio Luche dell'Università di Udine. Grazie Silvio Pons e buonasera a tutti. Vorrei parlarvi della ballata dei sette fratelli cervi di Raffaele Alberti, tratta dalla raccolta di scritti e poesie sui fratelli cervi, curata dalla sezione didattica del Museo Cervi. È un omaggio che proviene da un repubblicano spagnolo, poiché Raffaele Alberti, nato nel 1902 al Puerto de Santa Maria, a Cadice, nella mia Andalusia, fu un poeta impegnato e militante nel Partito Comunista già dalla proclamazione della Repubblica Spagnola nel 1931, quando fondò la rivista rivoluzionaria Octubre e soprattutto durante la Guerra Civile Spagnola, quando diresse il Mono Azul, voce dell'Alianza de Intellectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, cui collaborarono molti dei membri della generazione del 27 che Alberti aveva contribuito a formare assieme, per esempio, a García Lorca. Noti poi sono i componimenti quali Un fantasma si aggira per l'Europa del 33, che scrisse dopo aver viaggiato in URSS e in Germania, e Madrid, capital della gloria, in cui cantò le gesta di una Madrid assediata esaltando il popolo in armi. Con l'avvento del regime di Franco dovette lasciare esule la Spagna, trovando ospitalità in Francia e in Argentina. E infine, nel 1963, si trasferì a Roma, a Trastevere, dove rimase fino al suo rientro in patria, avvenuto nel 1977, dopo la morte del dittatore Franco. In Italia, che aveva scelto anche per i nonni fiorentini, svolse un'intensa attività letteraria e artistica, e di quegli anni sono le raccolte poetiche 10 sonetti romani del 64, Roma pericolo per viandanti del 68, dedicata a una Roma antiufficiale e antimonumentale, e Canzoni dell'Alta Valle dell'Antiene del 72, ambientate negli Appennini laziali che gli ricordavano la sua terra di origine. E infine l'opera teatrale La Lozana Andaluza, che costituisce un omaggio divertito e appassionato alla vecchia tradizione popolare della Roma trasteverina. Durante l'esilio italiano apprese la notizia della morte dei sette fratelli cervi per mano dei fascisti che li fecero prigionieri, li torturarono e li fucilarono il 28 dicembre del 1943 nel poligono di tiro di Reggio Emilia. I Cervi erano una famiglia antifascista fin dagli anni 30 e dopo l'armistizio dell'8 settembre avevano preso le armi, cominciando a organizzare la resistenza tra l'Appennino e la pianura dove si stavano formando i primi gruppi d'azione patriottica. Si trattava di una famiglia di contadini autodidatti per i quali la cultura e la conoscenza si traducevano anche nella gestione del loro podere dei campi rossi, dove sperimentavano tecniche nuove di coltivazione, usavano il trattore, la macchina del futuro, come la chiamavano, e gestivano in modo innovativo le stalle. Fondarono anche, assieme a Didimo Ferrari, una biblioteca popolare, per stimolare i contadini a emanciparsi e opporsi all'ammasso obbligatorio dei prodotti della campagna. Il loro podere divenne una mente di oppositori al regime. E il 25 novembre un battaglione fascista circonda la cascina dei Campi Rossi e l'assedia, facendo prigionieri i fratelli Cervi. Nella ballata, composta da Raffaele Alberti, i fratelli Cervi vengono nominati uno ad uno. Colpisce però la ripetizione del sintagma sette fratelli, che sottolinea la dimensione familiare del dramma. Ricorre poi la parola terra, non casualmente per sette volte, alludendo sia alla terra che essi lavoravano, sia alla terra che li seppellì, come sentiremo già nell'antitesi dei due versi iniziali. Accanto a queste immagini di orizzontalità spiccano alla fine due di verticalità, quella del loro sangue, il loro spirito antifascista, che si erge ogni mattina nonostante siano morti, e quella di una stella, immagine ricorrente nella poetica albertiana. Ora cedo la parola a Donatella Allegro per la lettura della ballata.
Sette fratelli sotto la terra, sette fratelli sopra la terra. Aldo, Antenore, Gelindo, Ovidio, Ettore, Ferdinando, Agostino. La terra sa quando sono morti. Tutti i giorni vanno al lavoro, vanno dalla terra i sette fratelli. Vanno nei campi, vanno ad arare, la terra libera come la casa. I sette fratelli non dormono mai sotto la terra che ora li culla. Vivere, vive il loro sangue, canta quel sangue, eretto sempre ogni mattina. Non sono più i sette fratelli, sono una stella, sono un abbraccio che il vento sospinge, che il vento porta e l'uomo in fiamma sopra la terra. Passa la staffetta a Mirko Carrattieri dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Buonasera a tutti. Il volume che ho scelto è La Repubblica di Montefiorino per una storia della resistenza in Emilia di Ermanno Gorrieri. Un libro uscito nel 1966 che all'epoca fece molto discutere, ma che considero molto attuale per diversi punti di vista. Innanzitutto è un libro che si situa a cavallo tra la memoria e la storia, scritto da un protagonista della lotta di resistenza che cerca di farsi storico basandosi sui documenti e rifiutando o comunque combattendo con la sua stessa memoria personale. È un libro molto importante anche perché coniuga l'onestà del rigore con il coraggio della critica, che non risparmia i giudizi anche pungenti, che riesce a rendere la complessità dell'esperienza resistenziale, delle diverse idee della lotta e del futuro, che coniuga anche l'attenzione per la lotta di liberazione con quella per la sorte della popolazione civile, soprattutto quella della montagna, travolta dal fascismo, dalla guerra, dalle violenze. Un libro che smitizza la resistenza, che rifiuta le facili mitologie, le retoriche, ma che non manca di rilevare il valore militare della resistenza nella lotta all'invasore tedesco, ma anche civile di quella stessa resistenza, che si conclude dopo pagine sofferte anche sui contrasti interni alla resistenza, dicendo i fascisti non hanno il diritto di fare le vittime. La chiarezza nella distinzione tra fascismo e antifascismo, pur nella complessità dell'esperienza della guerra italiana, è l'elemento che lo caratterizza e che lo rende ancora molto attuale. Cedo quindi la parola ad Andrea Biagiotti per la memoria di Alberto Cotti. Ricominciò la marcia di spostamento, massacrante, interminabile. E siccome ormai eravamo in autunno, faceva freddo. Diversi partigiani, io compreso, erano in canottiera e calzoni corti. La marcia era pesante, anche perché pioveva. Ci si riparava con un panno militare preso ai tedeschi, ma presto anche questo si inzuppò d'acqua. A Cadi Bern ci aspettava un fatto orribile. Questa borgata era formata da una ventina di case in bassi, come tutte in montagna. Dall'altro versante si era sentito un colpo di fucile che non si sapeva chi fosse indirizzato, poiché nessun tedesco fu colpito. Immediatamente i tedeschi pensarono a un attentato, quindi circondarono quel gruppo di case, costrinsero ad uscire gli abitanti. Di uomini ce n'erano solo due. Radunarono insieme le ragazze di 15-16 anni, i bambini e gli anziani ultra sessantenni, e ne fecero un massacro. 27 morti. Dalle stalle fecero uscire tutte le bestie, mucche, somari, pecore, e fucilarono anche quelli. Poi appiccarono il fuoco alle case. Ci fermammo un momento per guardare l'orrendo spettacolo. I cadaveri delle persone erano stati portati via, ma gli animali giacevano ancora là fra le macerie, gonfi, anneriti dal rogo. Prendemmo la mulattiera e cominciammo a salire. Scendemmo verso Pianaccio. La traversammo e continuammo la marcia verso Monte Acuto e Castelluccio. Si saliva in fila indiana con passo lento. Ogni tanto si trovava qualche abitazione. Arrivammo ad una casa, ove sulla porta stava una donna, non più giovane, che si passava un fazzoletto sugli occhi piangenti. Mi fece un cenno.
Mi fermai. Dietro a me la colonna si fermò. Io la guardai. Non la conoscevo. Forse mi scambia per un altro, pensai. Ella mi venne incontro. Mi abbracciò e fra i singhiozzi mi raccontò che i tedeschi la settimana prima le avevano fucilato il suo unico figlio diciottenne. Teneva in mano un paio di calze fatte da lei per il figlio e siccome io ero senza, mi pregò di prenderle e di metterle. Il che io feci. Risposi al suo abbraccio dicendo «Grazie, mamma». Passo la staffetta ad Angelo Bendotti, presidente dell'Istituto Bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Grazie, grazie per l'invito e grazie per ospitarmi. Io voglio sviluppare una breve riflessione su un racconto fra i meno noti di Fenoglio, che anzi è rimasto per decenni, direi, praticamente sconosciuto, anche se non era un inedito, aveva visto la luce nel 1961 su una rivista piemontese, torinese, Secondo Risorgimento, con il titolo L'erba brilla al sole. Ci sono voluti decenni perché venisse in un certo senso riproposto e essere accolto in tutti i racconti pubblicati l'edizione completa dei Naudi nel 2007. Perché l'attenzione a questo racconto, così credo di poter dire poco conosciuto? Perché è un racconto di Fenoglio in cui sono contenuti alcuni elementi, credo, di straordinaria importanza e per la sua poetica e per la sua letteratura, ma anche per uno studio più attento, direi, più articolato di alcuni particolari della Resistenza italiana, come spesso avviene per le opere di questo straordinario scrittore. L'erba brilla al sole racconta lo scontro armato, quello che viene chiamato, soprattutto in quelle zone vicino ad Alba, la battaglia di Valdivilla. Valdivilla è una frazione a pochi chilometri da Santo Stefano Velvo, dove il 24 febbraio del 1945, in uno scontro a fuoco, una sorta di imboscata preparata dai fascisti, proprio in quella zona avvenne quello che potremmo definire un vero eccidio di partigiani, 168 caduti. Ma non è la gravità dell'episodio, non è il recuperare appunto quel momento che è importante da questo punto di vista, ma è ragionare intorno a un personaggio che diventerà a un certo punto uno dei personaggi su cui Fenoglio insisterà maggiormente. Intendo parlare di Dario Scaglione Tarzan, un giovane che era nato nel 1926 e che era entrato nelle formazioni, nelle bande delle colline, delle Langhe, distinguendosi per un particolare coraggio, per una particolare capacità di combattimento, ma non altro. Scaglione compie un gesto che viene colto in tutta la sua importanza da Fenoglio, che ci continuerà in un certo senso a ragionare, a riflettere, chiedendo che a Scaglione venissero dedicate tutte le attenzioni che si dedicano ai caduti, ma che in questo caso particolare meritavano forse appunto una particolare attenzione. Scaglione muore in un modo particolarissimo. Si carica sulle spalle un compagno ferito e cerca di portarlo verso una cascina, non molto lontana dal luogo dove si era svolto il combattimento, e mentre scende appunto trasportandolo cerca di rincuorare il compagno.
Tutti e due verranno poi, appena dopo arrivati alla cascina, catturati dalle Brigate Nere. Gilera, che era il compagno trasportato da Scaglione, verrà caricato su un camion e portato a Santo Stefano. Scaglione invece verrà fucilato direttamente sul luogo. Una storia che in un certo senso può sembrare a tante altre, che non è unica, purtroppo, nel panorama della lotta della resistenza italiana, ma che diventa, come dicevo prima, e il termine lo rubo a Gabriele Pedullà, diventa a un certo momento una sorta di ossessione per Fenoglio, che ne scrive a un certo punto dicendo: perché insisto su questa? E dice: perché è una cosa bella e giusta. L'hanno fucilato a Valdivilla in una bella giornata di tardo febbraio, nel mezzo di una solitaria strada di collina. Moltissimi sanno com'è andata a Valdivilla. Per quelli che poco o nulla ne sanno, basti dire che è andata, che Tarzan è morto. Fenoglio vuole un riconoscimento ufficiale nei confronti di Tarzan. Chiede e si impegna con il comune di Alba a lungo perché gli venga dedicata una via, e ottiene questo risultato solo dopo molti tentativi. Ma perché ho voluto abusare in un certo senso della vostra gentilezza con questo invito e parlare di questo episodio? Perché L'erba brilla al sole è un racconto straordinario sull'amicizia. Vedete, io credo che il tema dell'amicizia sia ancora uno di quelli che noi studiosi della resistenza dobbiamo affrontare. Cioè, noi abbiamo studiato fortemente le bande, lo spirito della banda, lo spirito in un certo senso di corpo, formazione per formazione, le consuetudini, anche lo stile di vita. Ma abbiamo dato una scarsa importanza al formarsi di amicizie che in un certo momento mettono in discussione tutto il mondo partigiano, perché vanno al di là del fatto in se stesso, diventano messaggi in un certo senso che inglobano, io credo, tutte le nostre possibilità per intendere fino in fondo quel momento storico. Vi rubo ancora, credo di averlo forse, un momento, un minuto, leggendovi un pezzo dell'erba brilla al sole, molto breve. La stradina, scrive Fenoglio, imboccata da Matè, nel racconto Tarzan diventa Matè, la stradina imboccata da Matè calava all'aia di una cascina a 100 metri a valle della strada dello scontro. Scendendo, Matè udiva gli ultimi spari, sebbene le cosce di Gilera, l'altro compagno, gli turassero le orecchie. Il piede del ragazzo continuava a sanguinare molto, e più di una volta Matè dovette scostarlo in fuori perché sgocciolasse in terra e non su di lui. «Sono grave, Matè?» «No, no, e che è che perdo tanto sangue?» «Non vuol dire, non sei grave. Ora non farmi più parlare, perché ho il fiato corto.» Il racconto si sviluppa, alcuni elementi ho già cercato di darli, fino appunto al momento finale, al momento conclusivo, in cui la fucilazione pone fine alla vita di Tarzan. Quindi un tema sul quale ho voluto insistere, che è quello dell'amicizia, è una grande pista per i lettori, per gli studiosi anche di Fenoglio, che questo racconto in un certo senso prefigura quella scrittura straordinaria che sarebbe poi diventata nota e sarebbe stata accolta da tutti gli estimatori di Una questione privata e del Partigiano Giorni, dove c'è già appunto la possibilità di mettere insieme lo straordinario e il vero. Vi ringrazio. Non so cosa devo fare, passare parola. La lettura di Andrea Biagiotti. Ah, certo, scusate. Prego.
Dal diario di Paolo Berti e Arnoaldi Veli. Questa mattina sono passati un'infinità di carri armati. Qualcosa deve essere successo. Si è quasi sicuri che il fronte è irrimediabilmente sfondato. Dopo colazione ero nella tenda, quasi assopito, quando un grido e un gran movimento mi fanno alzare di soprassalto. A Bologna! Si va a Bologna a fare in fretta i bagagli! Come Dio vuole, con armi e bagagli stipati come sardine in scatole, ma che conta per Bologna? Partiamo! Sono le 4 del pomeriggio e si va su per salite. Il camion sbuffa, ma va sempre avanti, verso Bologna. Si sente puzza di cadaveri e infatti molti tedeschi giacciono ai lati della strada assieme ai cavalli, scheletri di automezzi e carri armati. Man mano che ci avviciniamo alla città, il traffico aumenta. La marcia si fa sempre più lenta. È una colonna interminabile di automezzi. Ci dicono che davanti a noi ci sono 7 chilometri di macchina. È l'ultima discesa e attesa che dobbiamo sopportare per Bologna. Attesa estenuante. Finalmente giungiamo al ponte San Ruffillo. Dobbiamo passare per il fiume, essendo il ponte saltato. Superiamo quest'ultimo ostacolo. Poi, essendosi la colonna diradata, marciamo a tutta velocità verso Bologna. Aumenta sempre più la nostra desolazione, vedendo le campagne, i villaggi distrutti completamente. Ma come entriamo nella immediata periferia della città, ci solleviamo. Tutto è quasi intatto. Scarichiamo tutta la nostra roba, poi alcuni rimangono a dormire in caserma, altri se ne vanno a casa dopo tanti mesi di lontananza. E anch'io mi carico del mio zaino e assieme al dottor Vilmo mi avvio verso casa. Per le strade a me ben note, tutto è deserto. Data l'ora tarda, sono le 23. Si ode ogni tanto il vociare di qualche alpino e giungo davanti al portone di Solferino 11. Quale emozione provo rivedendo la mia via, la mia casa. Passo la staffetta a Camillo Brezzi, direttore scientifico dell'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano. Grazie, buonasera. Il mio testo di riferimento è 25 aprile, Liberazione, di Pietro Scop. È uscito da Einaudi nel 1995, in occasione del cinquantenario della fine della guerra, ma il 1995 è anche l'anno successivo alla formazione del primo governo Berlusconi, che aveva visto per la prima volta nella storia d'Italia la presenza nell'esecutivo del Movimento Sociale Italiano, il partito di ispirazione neofascista. Scoppola, con metodo e rigore, affronta quella delicata fase storica richiamandosi ai principi fondamentali del metodo storico. Occorre capire e distinguere per non rimanere prigionieri di una storiografia condizionata dalla pretesa di condannare o di difendere. Egli procede nell'analisi collocando la resistenza in un più ampio quadro problematico, vale a dire quello del rapporto con l'identità nazionale, con i movimenti politici e popolari che partecipano alla guerra di liberazione, con la guerra mondiale e con tutti i drammi e le tragedie che la caratterizzarono, Shoah in testa. A differenza dei sostenitori di certe tesi revisioniste, Scoppola ricorda con chiarezza che l'8 settembre è certamente il punto più basso della parabola, ma è anche il punto di avvio di una ripresa del sentimento nazionale in un rinnovato rapporto con la libertà. Nello stesso tempo, tenendo conto dei numerosi studi pubblicati, a partire proprio dal volume di Claudio Pavone che è stato ricordato da Davide Bidussa e che Scoppola definisce una delle opere più significative e più belle sulla storia della Resistenza, Scoppola, dicevo, analizza con finezza e con acume le condizioni di vita materiali, morali degli italiani in quei tragici 20 mesi dell'occupazione nazifascista. E riferendosi appunto al vissuto degli italiani, mette in luce
disagi, paure, fame, così come il manifestarsi di una nuova tessitura di rapporti di solidarietà, base imprescindibile per la formazione di una identità nazionale libera dalla retorica nazionalista del regime fascista e improntata sul rispetto dell'individuo, dei suoi diritti e doveri di cittadino. Con la sua analisi, Scoppola scalfisce uno dei cardini del revisionismo, che avrà nel libro Intervista Rosso e Nero di Renzo De Felice il suo punto di forza, fondato sulla rappresentazione dell'Italia tra il 43 e il 45 caratterizzata da due esigue minoranze, partigiani e repubblichini, che si combattono aspramente nella sostanziale indifferenza e nell'attendismo della stragrande maggioranza del paese. Ma, afferma Scoppola, il movimento resistenziale non è rappresentato solo da chi andò in montagna, da chi imbracciò il fucile, come si suole dire. Ci sono popolazioni che aiutano, nascondono, rifocillano, per cui la resistenza fu tutt'altro che un fenomeno minoritario. Inoltre Scoppola rilegge in una nuova chiave la tesi dell'attendismo, della cosiddetta zona grigia, aspetti sui quali va ricordato molto prima degli storici era arrivata la letteratura e anche la cinematografia, ponendo al centro dell'analisi l'attenzione sull'esperienza umana. Di fronte alla guerra non ci fu attesa. L'immagine della popolazione italiana che sta alla finestra ad attendere l'esito finale dello scontro fra i due eserciti nel nostro territorio è un'immagine rifiutata da Scoppola, con una notazione quanto mai efficace. Non si poteva stare alla finestra quando la finestra stessa con la casa crollava. Dall'altra parte Scoppola indica l'importanza del nesso fra resistenza, Repubblica e Costituzione. Il revisionismo degli anni 90 ha isolato la Costituzione come semplice compromesso fra i partiti e spezza il suo nesso con la resistenza. Al contrario, proprio legando il fenomeno della lotta armata e le innumerevoli forme della resistenza civile di cui il paese fu teatro, si coglie meglio il significato storico della Costituzione, che ha dato forma e ha consacrato i sentimenti, le speranze nutrite nel dramma della guerra dalla popolazione. La data del 25 aprile è dunque un punto di arrivo come conclusione della guerra civile e liberazione del paese, ma è anche un punto di partenza per la ricostruzione democratica. In questo senso, nota Pietro Scoppola, l'antifascismo rimane come fondamento irrinunciabile della nostra Costituzione. Cedo la parola a Andrea Biagiotti. Dal diario di Ivano Cipriani. Quando mi svegliai, c'era mia madre, che mi scuoteva delicatamente su una spalla. Dalla finestra entrava la luce solare del nuovo giorno primaverile, una luce forte e intensa, e dal cortile salivano voci e clamori. «Sono arrivati!» «Sono arrivati!» disse mia madre. Saltai giù dal letto al tempo stesso, felice e rabbioso. Erano arrivati ed io me li ero persi. Avevo perduto qualcosa che nella mia vita non si sarebbe mai più ripetuta, come il passaggio di una cometa, un'eclisse straordinaria. In quelle ore si era fatto un pezzetto di storia ed io ero assente, restato a dormire. «Vieni alla finestra», disse mamma. «Si vede tutto anche da casa». «No», ribattei secco. «Io vado di sotto, vado in strada». Mamma mi guardò preoccupata. «Ma stai male? Dove vuoi andare in queste condizioni?» La mia voce assunse un tono che non conoscevo. «Mamma, sto benissimo, mai stato meglio di adesso, e vado in strada a vedere che succede». Mamma mi afferrò al volo un golfino e me lo diede, io lo strinsi con una mano e lo buttai sulla cassapanca. Presi mamma delicatamente sotto braccio e uscimmo dalla porta di casa, dalle tre stanze con cucina annessa, da una dimensione per passare in un'altra. Uscii sul marciapiede e vidi gli americani. I casamenti si erano svuotati e tutti erano in strada ad applaudire.
Ci vediamo tra un'oretta, vado a fare un giro, fino a Viale Liegi. Ti prego, Ivano, rispose lei, non andare, sei molto malato. Una passeggiata, mamma, soltanto una passeggiata. Non dissero altro, non insistettero. Rimasero a guardarmi che risalivo il marciapiede alle spalle di un gruppo di manifestanti e sparivo. In mezzo alla gente allegra che cantava bandiera rossa, imparata chissà dove, chissà quando, o Fratelli d'Italia, o l'inno di Garibaldi, e salutava gli americani e agitava le bandiere, mentre le jeep sfrecciavano sul viale tra una fila e l'altra di soldati che avanzavano stanchi. E quello fu per tutti noi il giorno della liberazione. Siamo giunti alla fine della nostra staffetta. Mi sia consentito, a nome dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, dalla direttrice Natalia Cangi, a tutto il personale, i volontari, sento il dovere di ringraziare tante persone, cominciando da Patrizia Gabrielli per aver pensato, organizzato, coordinato questa interessante e importante iniziativa. E ringrazio le amiche studiose, gli amici studiosi che hanno reso possibile che il piccolo centro di Pieve Santo Stefano oggi pomeriggio fosse un po' al centro d'Europa per parlare di Seconda Guerra Mondiale, di resistenza, di liberazione. Sono sicuro che sarebbe piaciuto al nostro fondatore Saverio Tutino. Chi ha frequentato il Premio Pieve conosceva già da anni Donatella Allegro e Andrea Biagiotti, la loro bravura nel leggere i diari di Pieve. Anche questa sera l'hanno dimostrato e li ringrazio. Così come ringrazio Cecilia Spaziani, Massimiliano Bruni, Filippo Massi per la loro indispensabile collaborazione. L'ultimo ringraziamento è per tutti coloro che hanno voluto ricordare l'anniversario della liberazione seguendo la nostra staffetta. L'archivio dei diari vi aspetta. Pertanto, nel salutarvi e nella speranza di vederci presto, magari a Pieve Santo Stefano, concludo con un verso di un amico dell'archivio, Francesco De Gregori. Viva l'Italia che resiste. Grazie. E arrivederci.